Amici sportivi di Punto Sport, come ogni lunedì siamo qui per raccontarvi i fatti accaduti nella domenica sportiva e non solo. Risultati importanti anche oggi, presentiamo immediatamente gli ospiti, avremo tanti argomenti. Buonasera Paolo Brugnoli, ti devo dire subito che essere qui stasera a me mi pesa molto molto, poi lo so. Ce lo dirò. Perché ci siamo visti stamattina, ti ho obbligato praticamente a venire. Però veramente mi pesa, ora però voglio dire due parole su questa cosa qua. Va bene, dopo ne parliamo. Gabriele Giraudo, Valtarese Basket. Michele Porcari. Ciclismo e tanti altri sport. Cattani Alberto, Borgotaro Calcio. Leori Jessica, Pallavolo Borgotaro. Mirella, Pallavolo Borgotaro. Ferrari Giuditta, Valtarese Basket. Bozzi Valentina, Valtarese Basket. Sono Michael, sono qua per presentare questo nuovo sport nel mondo delle OCR. Esatto, e sarà divertente viverlo insieme. Adesso prego l'amico Gian, che davvero ha lavorato tantissimo anche oggi, di mandare subito naturalmente la prima videata per quanto riguarda la prima categoria, così eliminiamo subito risultati e classifiche per poi parlare nel dettaglio. Boccabarco Boretto 0-2, Borgotaro Barcaccia 0-0, Casalese Bardi 4-1, Felino Biancazzurra 3-1, Lesignano Real Valbaganza 1-1, e ancora Povigliese Valtarese 0-3, Sorbolo Solignano 3-2, Virtus Calerno contro il Gatatico 3-1. Vediamo immediatamente la classifica, siccome il tempo è tiranno commenterò io nel dettaglio un attimo, dopodiché magari più tardi faremo commentare all'amico Cattani, anzi lui sarà uno di quelli che commenta. Direi che per quanto concerne le nostre squadre, la Valtarese sicuramente sta facendo uno strepitoso campionato, forse ancora più della Valtarese il Bardi per quanto mi riguarda, un campionato eccezionale lo ha fatto il Borgotaro soprattutto all'inizio, adesso sta arrancando, però il suo obiettivo era quello della salvezza immediata senza passare tramite i play-out, per cui direi che le nostre squadre si stanno comportando bene. Credo che forse quella che magari ha mancato qualche risultato siano sicuramente gli amici del Solignano. Poi li vedremo un pochettino meglio con l'amico Cattani quando poi andremo sulla partita disputata dal Borgotaro ieri. Questa è per quanto riguarda la prima categoria, la eliminiamo così o vediamo anche i prossimi incontri? Vediamo i prossimi incontri che sono, vediamoli un attimo, eccolo là. Per quanto ci riguarda, big match Borgotaro-Valtarese, gioca in casa la Valtarese, vediamo subito Solignano-Real Valbaganza, Casalese-Felino, big match. E poi naturalmente Bardi, Virtus, Calerno. Queste sono le squadre che vedremo come si comporteranno domenica. Sicuramente il Borgotaro darà tutto per magari frenare la Valtarese o viceversa. Staremo un po' a vedere cosa succederà la prossima settimana. Vediamo la seconda categoria veloce, poi commenti più tardi, ripeto. Fulgor Fornovo, Vico Ferti del 3-0, Fornovo Siviziano 1-0, Fraore Varanese, complimenti a Galimberti, 6-3 per la Varanese, Ghiare Palanzano 6-2, Mercury Arsenal 0-1, San Leo Calestanese 2-4, Valgotra 2, Aurora 3. Per una classifica che vede appunto il Ghiare sempre più in testa, San Leo direi ormai a 12 punti non ha più chance di riprendere la Ghiarese, sicuramente disputeranno i playoff anche il Fornovo che ha recuperato morale e risultati, bene la Varanese, bene anche il Valgotra, anche se ha così inanellato due sconfitte consecutive, questo certamente l'amico Pierluigi non sarà contento. Anche questo rimando più tardi, magari più dettagliati commenti. Vediamo subito: il Fornovo gioca con San Leo, un match piuttosto decisivo, e il Valgotra invece con la Calestanese, anche questo è un match importante. Match invece un pochettino più equilibrato, ancora maggiormente di quelli che abbiamo detto, è Vico Ferti e Varanese, anche perché sono salve ormai tutte e due.
Andiamo con la terza categoria, una categoria molto dove siamo molto presenti, e vediamo con Piano Terre Alte 2-1, Felegarese Torile San Polo 0-2, Montobel Virtus 0-1, Plaza Astra 1-4, Sala Baganza Bedognese 1-2, Sissa Il Castello 4-3. Per una classifica che Gian mette subito in onda, e vedi il Sissa che naturalmente avanza ancora di un punto l'Astra, bene sia il Compiano che la Bedognese. Addirittura la Bedognese ha un incontro in meno, per cui potrebbe addirittura sopravanzare il Compiano, però credo che sono intatte ancora qualche chance sia per il Compiano sia per la Bedognese. Un campionato discreto, anche se mi aspettavo un po' di più dall'amico Giovanni Gasparini per quanto riguarda le terre alte. La Felegarese dell'amico Nembo Alberto, sempre penultima, ma comunque ha cambiato ritmo da quando l'allenatore appunto è diventato l'amico Alberto. Adesso cambiamo, vi faccio parlare dopo, adesso facciamo lo sport che penso che abbia dominato la domenica ieri, ed è la pallavolo. Se l'amico Gian è pronto, vanno in onda i servizi e poi un breve commento dal vivo dalle nostre due atlete. Qui al palazzetto dello sport, dove si è appena conclusa la prima delle partite che ha visto protagonisti le modenesi che battono le borgotarese, giusto? Sì, noi siamo le modenesi della US Donelio Monari. Oggi si sta disputando una giornata di sport ad alto livello, sto vedendo, e cosa succede? Che chi vince questo triangolare cosa va a disputare? Allora, adesso su tre partite le prime due squadre passano e il 30 aprile si va avanti con le qualificazioni poi per i regionali. Questo è la campionessa in carica, mi sembra, no? L'anno scorso come è andato? Sì, abbiamo vinto il torneo provinciale di Modena. Ecco, come avete trovato? So che avete vinto 2-1, mi sembra, no? Sì, il primo set l'abbiamo perso, ma bisogna un attimo prendere le misure con la palestra, che noi siamo abituati a degli spazi abbastanza piccolini, quindi però dopo andrà tutto bene, quindi siamo cariche anche per la prossima. Posso chiedere il tuo nome e la posizione in campo? Io sono Ilaria Carpi, sono opposto e il capitano della Monari. Bene. La tua collega, vuoi fare tu una domanda imbarazzante alla tua collega che si chiama? Laura Lembo. Ecco, cara Laura Lembo, dovrai rispondere a quello che adesso ti chiederà. Lalla, sei la top, mi raccomando, dopo di nuovo le tue pallette super. Ma certo, non deluderò la mia squadra. No, io ho dei colpi che non sono tecnicamente perfetti, però faccio sempre conto. È come a tennis, c'è chi prende la stecca, hai capito? E poi arriva l'ultimo, proprio il fallino di coda, arriva e fa punto. La prima partita è vinta, la seconda come la vedete? Stanno giocando adesso? Sì, si prospetta, penso, non facile, anche perché appunto siamo a dei livelli abbastanza alti, siamo tutte campionesse provinciali e ci scontriamo contro il Faenza, quindi le campionesse provinciali di Faenza. Sì. Direi che un triangolare, a mio avviso, poi voi ne giocate tante di partite, ad un ottimo livello atletico e di gioco. Sì, molto, infatti sì, dai, dobbiamo farcela, dobbiamo rimanere concentrate per fare la prossima, che ora ci stiamo un attimo riprendendo e poi si riparte. Facciamo felice il nostro vice sindaco, come vi siete trovati a Borgotaro? Ah, molto bene, poi mio padre è di Parma, quindi ogni tanto... Viene per i funghi Valtaro, giusto? Eh sì, magari... E quindi niente, anche d'estate qua più o meno si gira, quindi molto bene. Grazie, e tu come ti trovi? Palazzetto pieno? Sì, molto bello, tra l'altro delle vetrate stupende, e ho fatto anche un giro per il paese perché ho un'amica di qui, quindi ci siamo incontrate e mi è piaciuto, c'è un'aria freschissima, si sta da Dio. Sai cosa c'è? Che devo ricredermi sugli sport al di fuori del calcio, vedo molta più amicizia in questi sport che nel calcio, a te ti sembra così? Sì. Anche perché nel calcio si cerca sempre più di essere protagonisti. Noi invece abbiamo una certa costruzione di gioco che ti impone il fatto che la palla la devi dare, devi anche rendere gli altri protagonisti, quindi siamo più amiche tra di noi, secondo me. È uno sport di squadra, un po'. Sì, assolutamente sì. Sì. Poi abbiamo uno spogliatoio fantastico, quindi sì, siamo proprio amiche tra di noi.
Chi vuoi ringraziare per questo naturalmente campionato che avete fatto e queste partite che state facendo in finale, a parte l'allenatore? L'allenatore lui c'è sempre, ma da quando siamo piccole, cioè medie, elementari, lui c'è sempre stato. Poi anche la nostra squadra, cioè siamo di annate totalmente diverse, si va dalle 91 alle 99, quindi ci sono sempre nuove leve, quindi cioè siamo... Come ha detto anche la Laura, siamo molto unite anche al di fuori, andiamo sempre alle feste insieme, compleanni, mica compleanni, e quindi tutte noi siamo, cioè siamo proprio un sacco unite, e quindi ringraziamo tutte le nostre compagne di squadra. Ecco, voi siete di Modena, sapete che il Sassuolo gioca in Serie A, tenete un po' per il Sassuolo, visto che c'è un Borgotarese in campo che tra l'altro oggi si è fatto male. Dobbiamo tenere per forza per il Sassuolo perché il nostro allenatore è anche il preparatore atletico della primavera del calcio Sassuolo, quindi assolutamente sempre vestito di verde, quindi forza Sassuolo. Allora salutateci Marcello Gazzola, visto che è di Borgotaro, va bene? Va bene. E giocava anche oggi, ma ha avuto un piccolo incidente. Amministratore di sport, e ti vedo sempre in questa veste molto molto volentieri. Anche oggi è una grande giornata di sport a Borgotaro, no? Femminile, e questo lo aggiungo io, e mi rende molto orgoglioso perché tu sai che mi lotto sempre per avere tante donne in studio, atleti in studio, perché oltre che aumentare l'audience fanno sì che lo sport sia, abbia un ingrediente importante che è quello che sappiamo tutti, la sportività, e la donna devo dire che è più sportiva dell'uomo. Tu? Sì, assolutamente, tra l'altro ho anche una bambina che gioca a basket e vedo l'agonismo, la forza che mettono in campo, ma soprattutto anche la sportività. Oggi sicuramente è un giorno di soddisfazione, l'avevamo già detto un mese fa quando si era preannunciato questo torneo, questo concentramento a livello regionale, e devo dire che sta andando tutto nel migliore dei modi. Ecco. Davvero, quest'anno devo dire che abbiamo le nostre squadre che si stanno comportando molto bene, portano tante realtà naturalmente lontano da noi, vedo Modena e Faenza mi sembra oggi, e questo è un buono anche per noi, della la nostra valle, ecco, giusto? Tu come giudichi questo? Assolutamente positivo, l'abbiamo sempre detto, lo sport dà modo di creare gruppo, di fare squadra, ma anche di portare il nome del nostro paese fuori dalle mura domestiche, ma anche quello di portare nel nostro paese società, squadre e persone che vengono da tanti territori, in questo caso dal territorio dell'Emilia Romagna, e quindi è una bella vetrina anche per far conoscere il nostro territorio. Basket e pallavolo stanno davvero tenendo alto la roba, i profumi nel basket e la pallavolo a tutti i livelli, anche alle più piccoline sta andando fortissimo. Per il secondo anno arrivano questa possibilità di disputarsi un rush finale piuttosto interessante, e giocare direi contro Modena e Faenza nobilita lo sport della pallavolo valtarese, giusto? Assolutamente, da soddisfazione, e testimonia anche come queste nostre società sane che fanno appunto dello sport giovanile le fondamenta per poi creare i presupposti per avere delle squadre anche di primo livello nelle senior, devo dire che dà veramente tutto questo grande soddisfazione. Quindi, come abbiamo già detto altre volte, un ringraziamento grande ai dirigenti e agli allenatori di queste società che spendono il loro tempo per formare i nostri ragazzi e per avviarli appunto al mondo dello sport, ma poi al mondo della vita. Ecco, se lui fosse assessore o vice sindaco a casa vostra, cosa gli chiedereste? Facciamo finta. Una palestra nuova per noi. Vedi che qui sei più fortunato. Beh, noi l'abbiamo appena rinnovata, però devo dire che è un po' luogo comune. Tutte le società chiedono giustamente anche degli impianti sempre migliori per poter fare al meglio quello che comunque stanno già facendo. Tu invece, vedo che sei curiosa, personaggio lui di sport, penso che abbia fatto tutti gli sport, anche quelli che inventeranno in futuro lui. E equitazione l'ha mai fatta? No, ho cavalcato un paio di cavalli, però non l'ho mai fatta. No, perché mio nonno aveva i cavalli, allora qualche volta mi ha fatto andare, però non l'ho mai fatta equitazione. Vorresti dire che avrei dovuto darmi all'ippica? Allora, vogliamo così fare una bella stretta di mano tra realtà diverse. Voi ricchi, ma noi abbiamo un panorama straordinario, che è Borgotaro. È vero, sì, lo confermo. Domenico, l'ennesimo successo, io non ti voglio fare domande, vai a ruota libera, perché ti ho visto scatenato e nello stesso tempo reprimere quello che volevi esprimere alle tue ragazze dalla panchina. Abbiamo fatto una prima partita, un bel primo set, abbiamo giocato,
Secondo me Modena è più forte, dopo l'ha dimostrato, lasciandoci abbastanza indietro nel punteggio degli altri due set. Nella seconda partita contro Faenza ci siamo un po' riscattati finalmente, le ragazze non si sono demoralizzate, consideriamo che è la prima sconfitta di quest'anno, perché fino adesso in campionato le abbiamo vinte tutte, e quindi siamo rimasti un po' così, spiazzati da questo risultato. Però siamo partiti malino, abbiamo subito recuperato, si sono svegliati in campo e abbiamo reagito e siamo riusciti a riprendere in mano la partita. Ecco, i prossimi impegni dunque saranno nel mese di aprile? Questi... Allora, qui sicuramente noi con la prima sconfitta 2-1 e la seconda vittoria 2-0 ci siamo qualificati. Primi o secondi dipende dal risultato della partita di adesso. Si qualificano le prime due. Il prossimo concentramento saranno due concentramenti di tre squadre ancora, si giocherà il 30 di aprile, dove non si sa. L'importante è esserci comunque. L'importante è esserci. Quest'anno si va avanti, ci proviamo, ci hanno detto che la finale nazionale quest'anno è in Romagna, Cesenatico, noi proviamo ad andare avanti, ce la giochiamo, le possibilità ce le abbiamo, vediamo quello che succede. Abbiamo intervistato il capitano delle Modenesi e vi ha fatto un sacco di complimenti. Ha detto: da come si era messa la partita pensavamo che non avremmo portato a casa il risultato. Mi fa piacere comunque, perché Modena è una bella realtà di pallavolo femminile. Stavo parlando adesso con il loro allenatore, c'hanno tantissime squadre, occupano tantissime serie. Quella che abbiamo incontrato noi sta facendo contemporaneamente il nostro campionato e anche il campionato della federazione. Quindi Modena ha una grandissima realtà pallavolistica, si vede, noi ci abbiamo provato, siamo partiti molto bene, molto cariche, dopo loro si sono un po' svegliate, hanno ripreso un po' in mano la partita e soprattutto con la battuta, nel primo set ne ha sbagliate tre, mentre invece noi non abbiamo sbagliato nulla, invece nel secondo e nel terzo loro non hanno più sbagliato la battuta e hanno avuto la meglio. Ecco, le tue ragazze dicono frutto dei vostri successi è appunto la tua figura di allenatore, ma anche quella famiglia che siete riusciti a creare intorno a questa squadra, è vero? Ma il gruppo è buono, abbiamo avuto due inserimenti tra l'anno scorso, fine l'anno scorso e quest'anno, di due ragazze, una che arriva da Roma e una che arriva da Pistoia. Si sono trovate benissimo con tutte, si trovano tutte bene con loro, hanno portato sicuramente qualcosa in più dal punto di vista dei fondamentali, della tattica, della tecnica, per cui secondo me c'è un bel gruppo, si è formato un bel gruppo e un bel gruppo è sempre vincente. Devo fare i complimenti anche per il pubblico, è davvero numeroso e partecipe. Sì, oggi c'era tanta gente, anche se è una domenica calda. Domenica calda, la nostra palestra ha fatto bella figura, il nostro impianto ha fatto bella figura. L'assessore l'ha detto. C'era anche l'assessore allo sport, ci fa molto piacere. Purtroppo non c'era il nostro presidente perché aveva un altro impegno, si è scusato di non esserci. Sicuramente sarà contento del risultato, il pubblico bello, caloroso, l'abbiamo sentito, ci ha aiutato ed è bello giocare con un pubblico così. In altre palestre, anche la settimana scorsa eravamo a giocare a Parma, c'erano 5 persone a vedere la partita, quindi questo vuol dire tanto, a noi fa molto piacere che ci sia questo interesse per la pallavolo. Prima partita contro il Modena, seconda partita invece contro il Faenza, la prima persa 2-1, la seconda vinta un netto 2-0 e poteva essere ancora più netto il punteggio. La prima davvero lottata, chiedo a te che sei la veterana, ecco, come avete vissuto con l'agonismo giusto, no? Questo triangolare? L'agonismo c'era, sono sempre appuntamenti importanti e che bisogna sapere dosare, sia a livello di emotività che a livello di tecnico. Quindi la prima partita è stata molto più emotiva, la seconda è stata molto più tecnica perché eri stanchissima, perché almeno io parlo per me, due partite di fila, anche se sono solo due set, sono impegnative, poi una veramente dietro l'altra. Oggi c'era anche tra l'altro abbastanza caldo, quindi abbiamo sentito un po', però
Andata bene. La seconda è molto più facile. Sì, sì, sì. Un nostro livello, direi. Le prime invece, secondo me, è un altro livello, si vedeva. Poi li vedremo adesso. Le prime, come dice lei, hanno fatto elogi incredibili. Noi abbiamo intervistato il capitano e una sua collega, davvero eccezionali su di voi. Questo mi fa sicuramente piacere. Vuol dire che l'avete impegnato, no? Indubbiamente, guarda, per come è andato il primo set potevamo quasi sperare in un risultato diverso. Poi andando avanti è mancata un po' la costruzione di gioco, probabilmente. Non siamo stati in grado di rimanere concentrati ognuno su quello che doveva fare. E ci siamo un po' perse, talvolta poi le energie vengono meno e è un po' un treno in corsa, non va fermato. L'abbiamo un po' fermato e quindi abbiamo iniziato a cedere un po'. Ecco, fase naturalmente successiva, andrete dove a disputarla? Penso ad aprile, no? Sì, 30 aprile adesso, erano tre gironi, le prime due di ogni girone si rincontreranno in altri due concentramenti e poi vedremo chi ci capiterà degli altri gironi e dove sarà la sede di questi concentramenti, sicuramente in Emilia Romagna, però non sappiamo ancora dove. Ecco, voi siete direi ormai da anni a un buon livello, come si riesce ad arrivare a quel livello e rimanerci? Non ditemi che è solo il merito dell'allenatore, perché non ci crediamo. Allora, sicuramente l'allenamento è fondamentale, per i nostri livelli ci vuole anche collaborazione da parte della famiglia perché possa far quadrare tutti gli impegni familiari, professionali con quelli sportivi. Quindi abbiamo un supporto probabilmente delle nostre famiglie sicuramente e in seguito per quanto riguarda invece esclusivamente la tecnicità o la prestanza fisica, tanto allenamento. Ho notato che avete un pubblico davvero molto affezionato a voi, che vi segue con calore immenso, giusto? Beh guarda, credo che comunque all'interno della pallavolo, di tutto il giro, siamo rimaste abbastanza unite perché le ragazze, anche che le signore, le ragazze che formano le allieve sono state un po' in squadra con noi, abbiamo vissuto tutti insieme, siamo riusciti a sopravvivere nonostante qua vaga in voga magari altri sport prendano sopravvento, siamo riusciti a sopravvivere, andiamo avanti, abbiamo un po' di ricambio, iniziano i giovanili, noi come prima squadra stiamo facendo bene, quindi siamo unite perché alla fine siamo una società la stessa. Non posso aggiungere altro, va bene. Ecco, avete ricevuto. Siamo una squadra, ma poi siamo anche una società. Questo non andremo da nessuna parte. Hanno riconosciuto un'altra cosa molto carina tra voi, che finita la partita siete tutte amiche, anche con gli avversari, cosa che nel calcio ultimamente non esiste. Da che cosa dipende questa cosa? Beh guarda, questo era uno scontro un po' sentito, io ho cercato personalmente di tenere sangue caldo, di riuscire a mantenere una forma di educazione che è quella che va sempre avanti, perché poi ti ci incarionisci e perdi risorse inutilmente, cioè abbiamo sofferto tanto, perché buttare via dell'energia a polemicare, anche se magari poi in seconda istanza, in seconda sede potremmo impugnare alcune cose che non ci vadano bene. È già capitato in questo campionato che per quanto riguarda anche forme di refertazione, arbitraggi, magari poteva esserci qualche problematica, però se perdi la testa perdi la partita. Non c'è il contatto fisico, il nostro sport ci regala un po' questo vantaggio, invece nel calcio non ce l'hai, quindi è più difficile scontrarsi con l'avversario. Può succedere a rete, magari in qualche scambio, però abbiamo quel vantaggio lì, se no le donne non lo so se sarebbe. Non avremo più capelli. Okay. Allora adesso la doccia vi attende e alla prossima. D'accordo. Ciao. Ed eccoci in studio, è una delle protagoniste che avete visto nell'intervista, l'abbiamo ospite anche questa sera, il Peperino invece è venuto a trovarci. Allora, come avete preparato, vissuto e digerito questo trionfo? Allora, innanzitutto scusate per la voce, ma ieri è stata una giornata impegnativissima. C'è stata appunto la prima giornata per la selezione dei regionali, abbiamo disputato due gare, entrambe difficoltose anche perché non siamo abituate a giocare la domenica pomeriggio e quindi per noi è stato difficile ieri. Ed oltre ciò ormai dopo 14 partite e 14 vittorie anche la fatica sia fisica che mentale si fa sentire. Nonostante questo siamo riuscite però a centrare il segno ieri, siamo passate come prime. Abbiamo perso la prima 2-1, la seconda abbiamo vinto 2-0 e siamo pronte per la seconda fase dei regionali sperando di toglierci altre soddisfazioni. Il capitano? Cosa vuoi sapere? La stessa cosa che ho chiesto a lei.
Come l'hai preparata? No, preparata... Come l'hai vissuta? Non l'abbiamo neanche preparata... Hai dormito? Dormita. Non l'abbiamo neanche preparata tanto, nel senso che avevamo un'altra partita venerdì, quindi non abbiamo neanche potuto fare un allenamento mirato, perché abbiamo giocato a Parma venerdì sera, dovevamo sfruttare questa partita per allenarci, poi invece è stato un disastro, abbiamo giocato con l'ultima in classifica. E dicono che è difficile giocare con l'ultima in classifica, in effetti non si sa cosa è successo. Infatti eravamo giù moralmente, eravamo a terra venerdì sera perché abbiamo fatto proprio una bruttissima partita. Invece poi domenica, boh, non so, abbiamo fatto un miracolo e abbiamo giocato secondo me un primo set veramente, veramente... Te c'eri? Il primo set? Secondo me è veramente bello. Invece... secondo abbiamo mollato un po', secondo me, forse sia la tensione che... secondo me qualche scelta arbitrale non ci ha aiutato. Adesso non dico che sia giusto o sbagliata, però ci ha un po' squilibrato e quindi vabbè, loro hanno preso il sopravvento e hanno vinto. Però la giornata sta positiva. Ecco, cosa volete dire tutte e due alle vostre compagne? Che vi stanno guardando allora, e che aspettano qualcosa da voi. Io da capitano dovrei dire andiamo avanti. Il campionato è lungo e gli impegni sono tanti, abbiamo adesso ancora 4 partite per il campionato, tutti i playoff e se andiamo avanti con questi finali regionali abbiamo un altro concentramento il 30 aprile che non si sa ancora dove sarà, se sarà a Forlì o a Ravenna o a Modena, non si sa. E poi abbiamo ancora il 18 maggio, se passassimo in quella fase lì, il 18 maggio ci sono le finali, quindi il campionato è lungo e dobbiamo stare unite perché sicuramente vincere sempre non è facile, come sicuramente non è facile perdere sempre, anche vincere sempre non è facile. E lì gli obiettivi li raggiungi solo se il gruppo è unito, se invece iniziamo a dividerci in schieramenti, magari chi gioca di più, chi gioca di meno, chi gioca magari a fasi alterne, sicuramente si creano più problematiche. È difficile, però dobbiamo farci. Un saluto lo facciamo anche all'allenatore, che ciao, l'ho visto Dome. Molto. Niente, dobbiamo stare unite. Io alla fine seguo sempre il mio capitano, dice sempre quello che voglio dire io. No, io mi sento sempre un po' il motivatore della squadra, quindi cerco di tenere unito il gruppo sia fuori che dentro. Sono un po' anche sì, il pagliaccio della situazione a volte, conferma. Però sì, di stare unite e secondo me possiamo farcela. Bene, noi ci uniamo a voi e speriamo di vivere insieme a voi tanti bei successi della pallavolo della Valtaro. Volete, so che avete uno sponsor molto importante, volete ringraziarlo? Il no. Pubblico. Sì. No, ma ce n'è uno lì che è importante, lì sul cuore. O no? Sì, Contini. No, va bene. Io vi ringrazio e adesso vi godete insieme a noi un po' di pubblicità che non guasta e ci vediamo alla prossima. Contini Petroli, Gotra di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni, un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro, qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana, il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco, le nostre carni sulle tavole di tutti noi, carni nostrane certificate, carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante, ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne
e alta specialità, naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditano. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97 318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2 a Borgo Valditano. Pace di Cresci Abbigliamento, la tradizione che dura nel tempo, nuove proposte, cerimonia sposi, uomo, donna, abiti su misura, il tutto personalizzato, sino alla taglia 64. Grandi firme come Santoni, Luigi Bianco, Orciani, Juvetica. Space di Cresci Abbigliamento a Borgo Valditano, in via Mazzini 18, con telefono 0525 90309. Quando vestire è importante. Gioielleria Romano Abedonia è sinonimo di professionalità, esperienza e qualità. Rivenditore ufficiale di gioielli firmati BVG, Leo Pizzo e Comete per garantire la più assoluta qualità di brillanti e pietre preziose e diamanti da investimento. Concessionari di orologio Philip Watch, Braille, Guess, Citizen, Seiko, Festina. Da Gioielleria Romano puoi inoltre trovare articoli fashion delle ultime collezioni firmate Boccadamo, Ottaviani, Rebecca, Nomination, Broadway e i famosi bracciali in argento componibili firmati Charmant con il primo ciondolo in omaggio. Gioielleria Romano offre anche una vasta esposizione di articoli per la casa nell'esposizione di fianco al negozio. Gioielleria Romano a Bedonia. Alla macelleria Moglia potete trovare la carne giusta per qualsiasi vostra esigenza. Carni scelte direttamente da noi, in stalle dove la tradizione, la sapienza dell'allevatore fanno la differenza. Macelleria Moglia, competenza e professionalità al vostro servizio. Via Monsignor Checchi 14 a Bedonia, telefono 0525 824794. Carni macellate da noi, una tradizione che dura nel tempo. Moda in, eleganza nel vestire, grandi marche a portata di mano. La donna elegante veste Moda in. Moda in la trovi in Viale Bottego a Borgotaro. Prima lo cercavate, adesso c'è. Caffetteria Bertucci, via Nazionale 80 a Borgo Valditano. Nuovo, esclusivo, il locale giusto per i vostri happy hour o semplicemente un drink in compagnia. La caffetteria Bertucci la trovi via Nazionale a Borgotaro. Ora lo sapete, mi raccomando. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgotaro, 0525 920068 il numero di telefono. Pellets di primissima qualità, bio pellets produzione austriaca con certificato A1. Prezzo promozionale per tutto il mese di marzo a 4,35 al sacco di chilogrammi 15. Il professionista del legno, Squeri Carlo Alberto, Centro Legno. Tic Tac, stuzzicheria, bar in piazza Senatore Michele a Bedonia, in un ambiente rilassante dove trovi caffetteria con piccola pasticceria, dessert, bar con aperitivi alcolici e analcolici, cocktail, spuntini, serate con musica dal vivo, organizzazione eventi. Sarete accolti con un servizio estremamente cortese da personale qualificato. Il locale sarà aperto anche nelle serate di weekend. Saluti e buona Pasqua da Tic Tac. Sconvolgenti occasioni alla Ferramenta Baudassi, la Romana, a Borgo Valditano in via Caduti del Lavoro, motosega e squarna, super novità a soli euro 199, decespugliatore 33cc ad euro 99, trapano Boss batteria professionale serie blu ad euro watt 4,4 euro 89. Tutto questo terminerà a fine marzo. Grandi offerte, anzi irripetibili, dei professionisti expert da Bruno Fortunati, dove trovate un phone completo di tutti gli accessori Babelis, e questo phone sarà
presto a casa vostra a soli euro 29,90. Tutto questo, ricordo, le grandi offerte da Fortunati Bruno, e queste offerte termineranno il 26 marzo. Accorrete dunque. Gioielliere Romano a ogni sabato del mese a Bedonia propone una promozionale davvero esclusiva con sconto 20% su gioielli in oro e diamanti, su gioielli Rebecca, Braille, Ottaviani, sconto 30% su gioielli Athena, orecchini in omaggio con l'acquisto di un splendido articolo Guess. E adesso torniamo a noi, ma prima di tornare a noi, Punto Sport fa in bocca al lupo ad un personaggio ed un amico che a noi sta particolarmente a cuore, Marcello Gazzola. Sembra ne abbia per un mese, speriamo sia molto prima ancora il suo ritorno in campo. Certamente che non è una stagione molto fortunata a livello infortuni per Marcello, mentre la era a livello di presenze in Serie A, e quest'anno ne ha inanellate parecchie e tutte altamente positivo. Vedi guardare chi ha giocato al posto suo ieri, tanto per incominciare. Piccola polemica mia, me la consenta. Andiamo nel dettaglio, io ti ho trascinato qui stasera. E sì, i motivi... perché stasera veramente non avevo voglia di venire, perché stamattina un amico mi chiama alle 6:30 e mi chiede se sapevo, io non lo sapevo, della disgrazia che come è successo molti, però, ahimè. All'amico, alla famiglia di Fabrizio Savani e della Maria Brattesani. Se sapevo di suo figlio, io non lo sapevo, perché ieri sera sono arrivato alle 7:30, sono rimasto in casa, insomma mi ha spiegato la cosa, che ieri sera a Setturg sta questa disgrazia di Danilo, e insomma mi ha veramente toccato, e allora non volevo venire. Però voglio dire due cose, insomma Danilo era veramente un ragazzo eccezionale, non lo vedevi, ma era un ragazzo eccezionale, perché io l'ho conosciuto nel mestiere, diciamo, no? Poi con Fabrizio, con sua mamma, ma era un ragazzo eccezionale perché caratterialmente veramente era una brava persona. Ma io lo dico, sai, parlare è molto difficile, però dire che era un bravo fiù è poco. Puoi dirlo in bogotese, ma tanto. Dire che era un fiù di famiglia è poco, e io dico un ragazzo che ogni famiglia vorrebbe avere dentro alla sua famiglia. Ma questo qui, col paese da dirlo. Penso che sia la cosa più bella, sì, che potevi dire. Bene, non... passiamo il microfono, perché ti vedo in una situazione naturalmente non delle migliori. Allora, andiamo con il basket, non ci sono solo le donne, però la roba e i profumi, consentimi di dire che quest'anno è davvero formidabile. Sì, diciamo che grazie alla mia assenza, che si è prolungata la cosa, hanno cominciato a vincere, non vogliono più smettere, non dovrò più mettere piedi in palestra, perché... altrimenti si rompe. Ma come avete individuato la persona che voglio dire? No, diciamo che la squadra è da 6 partite in serie positiva. Domenica ieri hanno disputato un signor derby in quel di Parma, vincendo e raggiungendo quella matematica salvezza, evitando i play-out, che a 3 giornate dal termine forse non ci aspettavamo di ottenere. Per cui grande merito a tutte quelle ragazze, a tutto lo staff, perché diciamo hanno in questo ultimo periodo ci hanno messo tantissimo del loro, e questo vuol dire che fare i sacrifici come stanno facendo loro in palestra alla fine ripaga di questo lavoro fatto. Grande merito, ripeto, a loro, ragazze, perché sempre presenti, non mancano mai, anche quando c'è il momento di difficoltà ci sono sempre. Grande merito allo staff, perché senza di loro giustamente non si va da nessuna parte, però ripeto, ieri anche sentendo proprio, perché li ho sentiti per telefono,
gli amici parmigiani li ho visti un po' abbattuti, li ho sentiti un po' abbattuti, e questo mi ha fatto molto piacere, perché vuol dire che le nostre ragazze, e io purtroppo ormai non metterò più piede in palestra, però è una promessa, diciamo, ragazze, non viene più. Diciamo che no, diciamo che hanno fatto un'ottima prestazione tutta, a cominciare da Valentina che abbiamo qua dietro, a tutta la squadra, comprese chi anche non è entrato in campo, perché anche chi non entra in campo durante la settimana dà il proprio contributo notevole, perché si possono fare degli allenamenti di livello in modo tale da fare poi queste ottime prestazioni. Diciamo che è stata una settimana al top per tutti, perché poi non c'è solo la Robby Profumi che ha fatto bene, ha fatto benissimo l'Artarredo, perché anche se all'ultima venerdì hanno perso, però hanno raggiunto l'obiettivo, e poi ve ne parlerà Fabio, certo, che è l'allenatore, di aver raggiunto quei playoff che mancano da parecchio tempo. Abbiamo fatto gli ultimi anni a rincorrere dei playout o retrocedere. Quest'anno invece, con la cocciutaggine dei ragazzi e dell'allenatore, bisogna dar merito a loro di aver messo in piedi un'ottima annata, non cominciata bene, ma soprattutto non è cominciata bene per quanto riguarda il calendario, perché ci ha fatto messo in un calendario un po' strano, perché fare 8 trasferte su 10 nel girone d'andata ti ha un po' scombussolato, però sono stati bravi loro a gestire questa cosa, anche se non è stato facile, e a raggiungere un traguardo, quello dei playoff, che manca a Borgotaro da tanto tempo. Bene. Michele, credo che tu sia uno degli ospiti naturalmente più richiesti in questa trasmissione, ma te lo dico a parte Paolino, che tutti quando non c'è dicono: ma perché non c'è? Te lo chiedo anch'io, perché non c'era Paolino? Paolino era. E devo dire Fabio Borzone, che ci sarà la prossima settimana, sarà a visionare il derby, di cui parleremo tra pochissimo con l'amico Alberto. Ma naturalmente dopo Beppe Conti ci sei tu, per cui allora ti chiedo, prima di tutto, della Milano-Sanremo, concordi, potevamo fare meglio noi italiani? No, o com'è la storia? No, fare meglio, cioè per fare meglio bisogna avere le carte da giocare, e al momento gli italiani, corse in linea di carte da giocare, ce ne hanno veramente poche, oppure ce li hanno sui 200 km, non sui 290 come può essere da Milano-Sanremo. Poi, non so, l'ordine d'arrivo penso che sia chiaro, cioè Kwiatkowski, Sagan, Alaphilippe, Christoph, Gaviria, De Mare, Buani, Matthews, cioè, c'è l'elite del ciclismo mondiale sulle corse di un giorno, corse da passisti veloci. Cosa dire, Sagan ci ha provato, aveva un modo per vincere la Milano-Sanremo, era arrivare da solo, perché aveva il timore che in volata qualcuno lo saltasse, come poi è successo. Kwiatkowski, condizione strepitosa, è stato molto molto furbo sul poggio quando Sagan ha fatto proprio quell'allungo pazzesco, che Kwiatkowski ha fatto, come ha avuto quell'attimo che gli ha lasciato quei 10-15 metri facendo segno al francese: chiudi testo buco, no? Il francese 24enne, leggermente meno scalto, ha chiuso il buco e ha perso la gara. Kwiatkowski lì ha vinto la Milano Sanremo, ha tenuto quel briciolo di lucidità e di forza che poi gli sono servite per battere. Perché sennò Sagan forse... No, Sagan avrebbe vinto in volata, Kwiatkowski chiudeva il buco, sarebbero sempre arrivati in tre, ma quello che spendeva per chiudere non lo trovava più in volata, perché stiamo parlando di 294 km, cioè... Pur che li hanno fatti regolari, perché hanno trovato vento, pronti via, hanno trovato vento in faccia fino a Sanremo, per cui... Ci sono naturalmente alcuni che, parlando di ciclismo, dicono: Milano-Sanremo ormai è un po' troppo monotona. Ma quando siamo tutti sul divano, sì, perché sei sempre lì. Cosa rispondi? Ma è monotona, sta sul divano, sì che è monotona, perché sai, non vedi le Alpi, non vedi le montagne, i Pirenei, cioè... Però per uno che la fa 300 km non è monotono, cioè è molto lunga arrivare in Riviera, perché da Milano
arrivare lì a Spotorno sono quasi 180 chilometri, per cui sai, è abbastanza ma nel senso che lineare. Si risolve sempre quasi in volata? Sì, ultimamente, negli ultimi anni si risolve in volata di un gruppo ristretto, quest'anno è arrivata questi tre in fuga, sì, è la corsa, sostanzialmente la corsa più semplice che c'è nel calendario World Tour, forse perché è la più semplice, però anche la corsa più difficile da vincere. Cancellara l'ha vinto una volta, l'ha persa 8. Pozzato l'ha vinto una volta, l'ha fatta 12 volte, l'ha vinto una volta. Cavendish l'ha vinto una volta e l'ha fatta anche lui 7-8 volte. Sagan ha fatto già 5 volte terzo, secondo e non ha ancora vinta. Per cui sì, non è una corsa strana sicuramente, monotona perché te l'ho detto, c'è tanta pianura, che c'è il Turchino, che vabbè il Turchino è una salitella, cioè breve poi. È come fare passo di Montevacca, sì. Cioè si va su fischiettando. Per loro? Sì, per loro sì, ma loro è il loro sport, cioè, come tutti gli sport d'alto livello, cioè, ovviamente è di routine, cioè, è una routine per loro. Bene, prima tappa Milano-Sanremo, poi vediamo la seconda. Alberto, allora. Sulla partita di ieri penso che abbiamo detto tutte le interviste, partita condizionata da due fattori, campo e vento. Sì, prima di parlare della partita di ieri mi univo alle parole che ha detto prima Paolino, parlare di sport e di robe così leggere, giusto, con una tragedia che ha colpito il nostro paese, mi trovo in difficoltà anch'io, però insomma volevo unirmi alle parole che ha fatto prima Paolino e porgere le condoglianze alla famiglia Bratesani e Savani per la tragedia del loro figlio, insomma. E non è facile, ripeto, parlare di cose così leggere dopo un... Però ci proviamo, dai. Tra l'altro è una cosa sportiva anche quella, perché penso nella natura con... Sì, certo. Quindi proviamo a parlare di sport, dimmi. Allora, la domanda, abbiamo fatto l'intervista ieri, tu concordi, condizionata dal vento, dal campo. Un campo veramente, abbiamo fatto le interviste che poi vedremo più tardi, faceva male il piede forse a appoggiarlo, sì, sul è un campo. Campo anche a detta degli ospiti che sono venuti a giocare oggi, ieri a Borgotaro, veramente al limite, si passa sempre dal fango. Dopo 5 giorni ci sono le creste, è difficile veramente giocare il pallone, è difficile anche confrontarsi con degli avversari. Ti chiedo, se i ragazzi, a parte che non l'ha fatto neanche i tuoi avversari, avessero giocato più palla a terra magari sarebbe scaturito un risultato diverso? Palla a terra in quel campo qua è difficile giocarci. La stessa cosa. È difficile perché non puoi condurre la palla, è difficile anche fare un passaggio. Elimini il vento, trovi il campo. Sì, è veramente in questo periodo è abbastanza brutto. Comunque, insomma, andiamo avanti. La partita di ieri, come hai detto te, condizionata dal vento e dal campo non buono per giocare a calcio. Ci abbiamo messo anche del nostro, nel senso che nel primo tempo eravamo partiti con un certo impianto di gioco e non mi ha dato delle buone sensazioni, anche dei buoni risultati. Nel secondo tempo invece abbiamo cambiato qualcosina e la squadra ha fatto meglio, arrivando anche 2 o 3 volte al tiro con delle buone manovre. Alla fine il risultato di parità è giusto perché anche loro hanno avuto delle palle gol. Merito il nostro portiere nel secondo tempo che ha fatto un intervento decisivo. All'ultimo, tra l'altro. All'ultimo, però noi sì, abbiamo sbagliato 2 o 3 palle che potevano essere sfruttate diversamente, con Corbelletta, con Zoppi e un'altra con Giuliano Scarpenti. Insomma. Comunque il punto è giusto, a forza di punticini, insomma, un punto alla volta dovremmo quasi esserci. Diciamo. Vedevo la classifica prima, siamo a 15 punti dalla terz'ultima e quindi... E mancano 5 partite. Con no? 5 partite da giocare è un buon margine, insomma, come diceva ieri il nostro direttore generale Brindani, 15 punti sulla terz'ultima, a inizio anno in pochi ci mettevano la firma, secondo me. Quindi, diciamo che eravamo partiti bene, è successo quel periodo lì a metà dell'anno tra novembre e i primi di gennaio un po' negativo, che ci ha condizionato forse quel periodo di stagione, però all'inizio nessuno pensava che il Borgotaro a questo periodo aveva 30 punti, secondo me, quindi qualcosa di buono si è fatto. Accanto a te torniamo al basket, e finalmente gli uomini protagonisti, merito un po' tuo, anche dei ragazzi.
Merito dei ragazzi, merito della società che non ci ha mai fatto mancare niente. E siamo riusciti, come ha detto Gabriele prima, ad arrivare ai playoff dopo tanti anni. L'unico rammarico è che non siamo arrivati settimi, perché se vincevamo l'ultima partita arrivavamo settimi e potevamo avere, tra virgolette, un turno di playoff più agevole, incontrando la seconda dell'altro girone. Però adesso affrontiamo questi playoff con più serenità e noi non abbiamo niente da perdere. Perciò speriamo di divertirci e di fare divertire chi ci viene a vedere. Ecco, cosa è cambiato nella seconda parte di questo vostro campionato? L'inizio del campionato, diciamo, è stato caratterizzato da... Sì, abbiamo giocato le 8 partite su 10 in trasferta, le prime 8. Come diceva Gabriele. Sì, e poi anche dagli infortuni. All'inizio dell'anno abbiamo cominciato con molti infortuni, abbiamo fatto giocare tanti giovani e... Facendo giocare tanti giovani in questi campionati non è facile, perché c'è gente sempre esperta che ci mette qualcosa in più, una malizia in più, e è quello che i nostri ragazzi devono cominciare a imparare. Abbiamo perso 4 partite ai tempi supplementari, e buttando via tante palle importanti, perché comunque non siamo abituati a gestire delle partite punto a punto e con gente più esperta, e in quei frangenti le altre squadre sono venute fuori. E poi abbiamo cominciato il playoff, diciamo la penultima giornata, giocando con la ultima in classifica fuori casa, una partita veramente tosta dove gli avversari ci hanno provocato e hanno cercato di metterla sulla bagarre. Ma volevo fare complimenti ai miei ragazzi, che non abbiamo perso, diciamo, la ragione e non siamo stati al loro gioco. E penso che queste squadre non dovrebbero partecipare a un campionato. Lo sport è sport. Perché è veramente una cosa indecente. E questo ci tengo a dirlo, anche se loro non potranno vedere questa cosa. No, ma magari la vedono, su YouTube si vede ovunque. Veramente non possono partecipare a nessun tipo di campionato. Ma se fai un complimento non lo vedono, ma se una cosa così lo vedono. Lo spero, perché non... Borgonovo Valtidone, la squadra si chiama Losit. C'è nel vino buono lì, Borgonovo Valtidone, sì, c'è del vino buono, ma si vede che sali in zucca non ce l'hanno mica. Sentiamo uno dei protagonisti, no? Giovanissimo tu, no? Sì. Quanto? Quanti anni? Io 17. 17 anni. Under 18. Under 18 Elite, sì. Ma parlaci un po' del tuo campionato. Noi quest'anno siamo con un progetto con il CUS Parma, quindi siamo uniti col CUS Parma, con dei ragazzi giù di Parma. All'inizio non ci siamo trovati bene, non c'era intesa di gioco. Nonostante tutto abbiamo cercato sempre, però i risultati non si sono visti, diciamo, perché ognuno pensava più per se stesso e non per gli altri. Non ci siamo trovati fuori, sì, con i ragazzi sì, ma nel campo come gioco no. Diciamo che adesso avete trovato la quadra del gioco. Non tantissimo, un po' meglio, però po non... Meglio. Vabbè, si lavora in prospettiva, sì. No? Ok. Accanto a te si prosegue con la pallacanestro. Sì. Io gioco in Under 18 e, vabbè, nella Roby Profumi. E in Under 18 la prima fase è andata abbastanza bene, perché siamo arrivate prime, vabbè. Vabbè, direi che è andata benissimo, sì. No? Abbastanza prima. E poi la seconda fase abbiamo fatto 4 partite, ne abbiamo perse 3 e ne abbiamo vinta una. Vabbè. E niente. Ci sta. Sì. Va bene, vicino a te c'è una delle protagoniste, no? Giusto? Sì. Così dicono i giornali. Sì, anche io gioco sia in Under 18 che in Serie B. E mi trovo benissimo con tutti e due i gruppi. Nella Serie B stiamo facendo un bellissimo campionato con 6 vittorie consecutive. E quella di domenica è stata davvero importante. Sì, e poi è stata anche una bella partita, anche un arbitraggio giusto da tutte e due le parti. E speriamo di continuare così, perché il campionato non è finito e con l'Under 18 cerchiamo
nella seconda fase di continuare ad andare alle nazionali se ci riusciamo. E poi parleremo di quello, perché mi hanno detto che una cosa importante potrebbe avverarsi. Ricordatela che devi rispondere tu. Vicino a te uno sport che qui non è forse conosciutissimo, è la prima volta che viene ospitato qua e spero che tornerai altre volte a promozionare questo evento che tu hai creato. Parlaci un po' del tuo sport, poi vedremo il servizio. Allora, lo sport prende il nome di OCR, Obstacle Course Race, quindi una gara su un percorso a ostacoli. Unisce una gara podistica, principalmente trail, quindi fuoristrada, al superamento di vari ostacoli che si trovano lungo il percorso. E gli ostacoli possono essere di tutti i tipi. Siete dei masochisti, già è difficile, voi ci mettete anche gli ostacoli, vabbè. È il suo bello. gli ostacoli, come dicevo, possono essere di diversissimi tipi, dai muri da scavalcare al passare un fiume, travi d'equilibrio, ruote di un trattore da ribaltare, salite da fare con dei tronchi in spalla, cioè passare nel fango, modello militare. Ma siete rock. Hai fatto l'addestramento a Fort Benning in Georgia. Ecco, volevo dire che un viaggetto in America l'abbiamo fatto. Diciamo che lo sport prende tanto spunto dall'addestramento militare, che sono già anni, sono più di 50 anni che si utilizzano questi sistemi per allenare appunto le forze militari. E è stato trasformato in questo sport da pochissimo tempo, la federazione è nata a settembre dell'anno scorso, quindi siamo veramente nuovi. È uno sport in un'espansione probabilmente mai vista, tenete conto che nel 2015 ci sono stati 15.000 partecipanti, nel 2016 abbiamo superato i 30.000, quindi quest'anno sarà una grande annata, nel senso che siamo partiti con 4-5 gare in tutta Italia, quest'anno siamo a quasi 40, sono più o meno 20 della federazione, poi ci sono dei circuiti indipendenti, i più famosi li avrete anche sentiti, si chiamano Spartan Race, sono le più conosciute, e è uno sport che sta prendendo tantissimo piede anche tra le donne, tante donne dicono ma io il fango, le unghie, i capelli, queste cose qua, in realtà una volta che provano poi dopo non si sarà più a farle smettere. Docce vai dopo, no? Le docce sono particolarissime. Perché no, anche lì c'è un ostacolo per la doccia. Sì, tendenzialmente essendo certe manifestazioni con dei numeri estremamente alti, si parla di 3 o 4 mila persone che partecipano. Docce in comunità. Le docce vengono fatte con delle canne attaccate al tubo dell'acqua fredda. È anche un bello spettacolo da vedere tendenzialmente. Non abbiamo dubbi. No, abbiamo dei dubbi forse già? No, assolutamente. Eccoci. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgo Taro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C a Borgo Val di Taro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Supermercato Metà, via Europa 1, Bedonia. Titolare Marco Mariani, uno dei fondatori del consorzio Love Tareceno. Io l'ho fatto. Caseificio Borgo Taro, il vero sapore di montagna. Una cosa non deve mai mancare sulle nostre tavole, il parmigiano reggiano. E allora dove lo trovi? Caseificio Sociale Borgo Taro, località Ponte Scodellino di Albaretto, telefono 0525 96284. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, a Borgo Val di Taro, in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna, a Borgo Val di Taro.
Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo. Macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna. Macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Simpatiche canaglie di Melei Simona, via Mazzini 3 a Borgotaro. Dal 2013 propone abbigliamento per bimbi e ragazzi, dai neonati sino ai 16 anni. Brand migliori al mondo come Diesel, Pinco, Save the Duck, Gigil, Fred Melo, Please, Relish, Frankie Gas, Silvia Nietzsche, White Dogo, linea totalmente italiana, felperia italiana, FAC. Simpatiche canaglie lo trovi anche su Facebook e Instagram. Abbigliamento sportivo, casual e da cerimonie. Simpatiche canaglie lo trovi in via Mazzini 3 a Borgotaro. Sensazionale, nuova, accogliente, acconciatura unisex, un nodo al pettine di Toscani Loredana, vi aspetta a Bedogni in via Garibaldi. Orario continuato dal martedì al sabato, il salone vi propone i famosi prodotti olistici Ayurveda, a base minerale e vegetale, non animale. Lasciatevi conquistare telefonando al 338-6340-918, un nodo al pettine, Bedogni. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo a Borgotaro, via Caduti del Lavoro 22, con telefono 0525 97644. Ferramenta, giardinaggio, motoseghe, decespugliatore, Husqvarna con servizio assistenza. Casalinghi, vernici per tinteggi e decori con sistema tintometrico. Elettrodomestici, stufe nordica, idraulica, elettroutensili Bosch e Makita, abbigliamento lavoro, sempre grandi occasioni. Sta a voi cogliere il momento. Ferramenta Baudassi, la romana, via Caduti del Lavoro 22, a Borgotaro. Anni al vostro servizio. La tradizione di Nicola Giuliani continua con una nuova gestione. Da Bruno Fortunati in Largo Roma a Borgotaro potrete trovare elettrodomestici e TV delle migliori marche con una pronta assistenza per le riparazioni ed inoltre montaggio e regolazione delle antenne. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgotaro, 0525 920068 il numero di telefono. Pellets di primissima qualità, bio pellets, produzione austriaca, certificato 1, prezzo promozionale per tutto il mese di marzo, 4,35 euro al sacco di chilogrammi 15. Il professionista del legno Squeri Carlo Alberto. Imperdibili offerte dai professionisti del legno, professionisti expert Fortunati Bruno, che vi dà l'opportunità di acquistare a 99,90 una splendida macchina da caffè Lavazza, davvero incredibile, ma questo sino al 26 marzo, mi raccomando, una Pasqua che vale doppio. Sconvolgenti occasioni dalla ferramenta Baudassi la romana a Borgo Valditaro, via Caduti del Lavoro, motosega Husqvarna, super novità ad euro 199, decespugliatore 33cc ad euro 99, trapano Bosch, batteria professionale serie blu, 14,4 watt ad euro 89, davvero eccezionale, ma sino a fine marzo. Tic Tac, stuzzicheria, bar in piazza Senatore Michele a Bedogna, in un ambiente rilassante dove trovi caffetteria con piccola pasticceria, dessert, bar con aperitivi alcolici ed analcolici, cocktail, spuntini, serate con musica dal vivo, organizzazione eventi, sarete accolti con un sorriso e tanta cortesia da personale qualificato. Il locale sarà aperto anche nelle serate di weekend. Buona Pasqua e saluti da Tic Tac. Altra grande promozione in ogni sabato del mese, gioielleria Romano a Bedogna propone una vasta promozione esclusiva con sconto al 20% su gioielli in oro e diamanti, su gioielli Rebecca, Braido, Taviani, sconto 30 su gioielli Atena e attenzione, orecchini in omaggio per un acquisto di un articolo Guess. E adesso possiamo tornare in onda tranquillamente parlando di sport e parlando
di una grande colonna della Valtarese. Sì, dell'amico Mauro Invernizzi, che ha marcato anche lui pochi giorni fa. Io ho avuto anche la fortuna di giocarci insieme, dunque, nell'ultimo campionato che ha disputato, che era 60-61. Mi sono messo giù alcuni dati, tanto per dire che l'era Mauro, ecco. Ha smesso di giocare nel 61, è nato dal Venzet, aveva 34 anni, allora smettere di giocare a 34 anni nel 60 è un bel record. No, vado, mi sono buttato giù, nel campionato 45-46 hanno fatto lo spareggio a Fidenza tra Borgotaro e Pessenti, che era la squadra più potente, più ricca dopo il Parma di Parma, praticamente era la squadra più forte di tutta la provincia di Parma come soldi, come potenza, anche voglia di fare. E la Borgotarese ha vinto 3-2 e 3 gol di Bigetto, di Capitelli. La formazione era tutti Burgiana, Pinazzi, Brugnoli, Azzalli, Feci, Ferrari, Invernizzi, Bonici, Petrilli, Capitelli, Borzoni, Cappella, tutti Burgiana. Poi l'anno dopo, per le polemiche che ci sono state con la Pesenti e con altre squadre, la Borgotaro si è iscritta nel girone ligure. Nel girone ligure poi hanno vinto il campionato e sono andati in Serie C. Allora, Mauro in campionato di Serie C dunque 46-47 sono iscritti in Liguria. Il 47-48 in campionato Serie C ha fatto 23 partite, ha fatto 5 gol. Nel campionato 48-49 ha fatto 33 partite e ha fatto 10 gol. Nel campionato 49-50 ha fatto 30 partite e 2 gol. Poi è venuta a mancare la Borgotarese, anche lui come tanti altri giocatori sono andati in giro. Poi ha ricominciato 58-57, l'ultimo campionato l'ha fatto del 60-61. Dunque, per dirti, anche Mauro sul piano del calcio ha veramente dato molto anche lui. E Miet, dirò che ha avuto la fortuna di giocare con lui, Gausazzani, contro il Salso Maggiore a Borgotaro, abbiamo vinto 6-2, e in campo, oltre ad essere, era anche un signore. Non era, ma lo è anche nella vita. Anche lo nella vita, vuol dire, Mauro era un leale, un buono, una persona veramente, come si dice, come ne dicevi i nostri vici, lei è una persona d'una volta, ecco, anche Mauro una persona d'una volta. Però insomma, nel calcio Borgotarese ha dato tanto, ecco, anche lui veramente. E poi è stato un esempio secondo me anche per molti giovani, ecco. E allora anche a lui purtroppo le veniva a mancare, e piano piano tutti questi personaggi che negli anni indietro hanno dato molto al calcio borgotarese. Ormai magari quest'estate, se abbiamo il tempo, così mettiamo insieme tutta questa squadra con le foto, così. Anche io, perché la gente ce li chiede. Io ce li ho, le foto ci sono. Poi perché bisogna dire grazie, ha fatto veramente la grazie storia. Ma anche nel basket, sì, è la stessa cosa. Nel basket, però grazie a Giacomino Bernardi, ci sono che ha fatto un lavoro veramente, veramente fatto bene. Ci sono due libri, no, sul calcio borgotarese fino al 2007 mi pare, o 2003, adesso non mi ricordo più, dall'inizio fino. E allora con questa ricerca che ha fatto Giacomino Bernardi si può andare a vedere, ma poi chi sarebbe di tante cose, sia nello sport, non solo nel calcio, e nella musica, che mi lo siamo detto, vuol dire, siccome abbiamo tanti intellettuali al borgo, chi lasciasse qualche traccia. Allora, pallacanestro, grande uomo di sport, naturalmente Mauro. Allora, velocemente, di che cosa vuoi parlare?
Adesso ci sono altre, un attimo spiegare come si disputeranno i futuri campionati giovanili, nel senso che adesso siamo alla seconda fase dei campionati femminili. L'Under 18 è alla seconda fase regionale, dove poi dopo le prime 5 poi andranno a fare gli spareggi per poter poi andare alle finali nazionali. In questo campionato, come ha già detto la Giuditta, nonostante le 3 sconfitte patite, siamo in ottima posizione per poter poi andare a battagliare e ricavarci un posto fra le migliori d'Italia. Stesso discorso vale per l'Under 16, che nel weekend ha raggiunto la matematica terza posizione a livello regionale nel campionato Elite, che ci dà anche in questo caso la possibilità di partecipare agli spareggi per andare poi dopo alla fase nazionale. L'Under 14 invece comincerà venerdì con la prima partita anche qui nella fase regionale, dove poi dopo qualificherà anche questo, la vincente del campionato regionale andrà a fare la finale nazionale. Diciamo che siamo messi benissimo a livello giovanile con queste ragazze che danno delle grandissime soddisfazioni. Non ultima è una cosa anche che ci dà parecchio orgoglio e coso, diciamo in settimana è arrivata la convocazione in nazionale Under 16 per la nostra giocatrice Franceschini Sara. È la prima convocazione dopo tanti anni, diciamo l'ultima a essere chiamata in una nazionale giovanile del nostro settore giovanile fu Gloria Marchini con l'Under 20. Riprendiamo da Sara quest'anno, che andrà a fine mese dal 27 al 29 a Roma al raduno collegiale della Nazionale Under 16, sperando che nei prossimi giorni e nelle prossime convocazioni dei campionati e delle nazionali superiori ci sia anche qualchedun altro che sta meritando forse di essere chiamata, però merita anche per quello che sta facendo e speriamo che anche... Scommetto che è dietro di te. No, non lo so. No, una. No. No. Non la sento tanto, però... No, diciamo, ecco, spero che, visto che a livello regionale è già stata chiamata anche lei a far parte delle rappresentative e a far parte del progetto settore squadre nazionali a livello regionale, e possa anche lei raggiungere questi obiettivi personali che si meriterebbe anche lei come ha fatto Sara. Ecco. Ok, no, io spero. Allora Michele, un attimo, come vedi, due domande veloci, so che tu hai risposte altrettanto tecnicamente veloci. Contador ha perso per un pochissimo una gara importante, no? Però io l'ho notato con tanta più voglia di forse degli ultimi anni, o no? Ma Contador ha perso la Parigi-Nizza per 2 secondi, sì. Diciamo che... Cosa vuoi pretendere da un regista? Sì, abbiamo parlando Bazzani, in francese, abbiamo Bazzani in forma stasera, Bazzani in forma. E poi tu non sei Berni. Poi abbiamo Berni. Perché lui è incavolato nero perché l'Entella perde esatto. Ancora. Perde però ancora. Sta vincendo Venezia, per cui campionato Lega Pro finito, vince il Venezia, il Parma non sai di categoria diretta. Vabbè, torniamo al ciclismo, dai. Parliamo di ciclismo, no sì, Contador ha perso la Parigi-Nizza per 2 secondi. Diciamo più che altro per da come è uscito da questa Parigi-Nizza, Contador che conoscevamo noi, cioè attaccato a 55 km dal traguardo e ha fatto vedere che può ancora dire la sua, questa squadra nella Trek Segafredo, e vediamo. Dove vedi più adatto, al Giro o al Tour quest'anno? Nessuno dei due, forse... Sì, sicuramente il Tour, ne parlavamo con un Froome e una Sky così,
o un Contador gli va tutto bene, ma tutto va bene, lui va veramente forte, ha qualche possibilità, se no anche perché la squadra è inferiore, la Trek è inferiore alla Sky come roster del Tour de France. E poi Froome va forte, c'è poco da fare, non è un fenomeno, cioè, ma a mio avviso, cioè, in gruppo ci sono tre fenomeni, a mio avviso, poi magari qualcuno mi può disdire. Beh, uno è Sagan, uno è Valverde e l'altro è Vincenzo Nibali. Questi secondo me sono i tre corridori che sono più forti professionisti al giorno d'oggi. Poi Nibali è uno che ti può vincere un Giro d'Italia con 5.000 km nelle gambe, con 4.000 km nelle gambe, cioè veramente Valverde si conosce tutti e Sagan è idem. Però Contador può far bene sia al Tour che al Giro, non lo vedo vincitore però. Spero di sbagliare perché a me piace molto Contador. E i nostri due, Nibali e Aru, appunto Nibali hai detto forte, Aru un po' nascosto. Aru è uscito con le ossa rotte dalla Tirreno Adriatico, anzi non è neanche uscito perché si è ritirato, una bronchite. Nibali, lui è così, ha preso 5-6 minuti una tappa, ne ha presi 3 in un'altra, però ci ha abituato a queste cose qua Nibali, di far così dopo piano. Oggi che c'era la Vuelta a Catalogna in Spagna, che ha vinto Cimolai, ha attaccato a 140 km dal traguardo nei Balirani in 3, per cui si sta allenando sicuramente per far bene al giro. Aru sta andando piano, però sai. No. Rischiamo, proviamo, un nome che potrebbe emergere al Giro d'Italia e che non nessuno se lo attende. Davide Formolo. Ripeti? Formolo. Non si sa mai. Italiani, stranieri, ce ne sono talmente tanti. Cioè, Quintana, Quintana ha vinto la Tirreno Adriatico, ma chi lo sa. Vabbè, vedremo un po' come parte questo Giro d'Italia. Grazie Michele. E adesso, prima di passare la linea all'amico Alberto, io direi che c'è il servizio, no? Passiamo al servizio prima, poi facciamo commentare quello che dirà il servizio. Appena terminata la partita Borgotaro-Barcaccia, dominata dal vento, devo dire, e che è da un campo abbastanza impietoso. Chiedo al portiere, forse l'artefice di questo 0-0, perché nel finale il Borgotaro ha usato di più, come nel primo tempo avete usato di più voi. Certo. E secondo me oggi le condizioni climatiche oltre al campo hanno influenzato la partita, nel senso che noi nel primo tempo abbiamo spinto di più in avanti anche grazie appunto al vento che ci consentiva di fare molti metri in avanti, e loro sono stati molto bravi a chiudersi dietro e poi a ripartire sulle fasce, e noi potevamo fare di più, dovevamo metterla dentro. Il loro portiere è stato molto bravo in un paio di occasioni a mio parere. Ecco, giunto a questo punto, come sarà il vostro futuro? Mancano poche partite ormai. Mancano poche partite e dobbiamo vedere cosa hanno fatto anche le altre, e sicuramente dovremo portare a casa i 3 punti anche domenica prossima, cercare di portare a casa i punti domenica prossima per cercare di stare dietro finché non sarà matematico, non ci sarà la matematica che ci dirà qualcosa. Quali sono i punti che vi bruciano di più e che avete lasciato per strada? Sicuramente ci sono state delle partite in cui abbiamo peccato sia a livello difensivo che a livello offensivo, però il discorso è che dobbiamo guardare avanti in questo momento, voltarsi, guardare gli errori non sarebbe producente, quindi dobbiamo pensare a domenica prossima e cercare di sbloccare questo risultato. A chi dice che si è abbassato un pochettino troppo questo livello del campionato del Parmense per quanto riguarda questa categoria rispetto al Piacentino, tu rispondi? Ma non saprei dare una risposta perché purtroppo non conosco bene tutte le squadre di questi campionati. Sicuramente potremmo fare di più
noi come squadra e anche altre squadre giunte a questo punto del campionato, secondo me non saprei dare una risposta a questa cosa. Bene, l'ultima parata è stata abbastanza difficoltosa e decisiva, a parte il tentativo d'autorete che ti pagheranno una pizza almeno stasera. Speriamo che sia servito a qualcosa e che da domenica prossima riusciamo a portare a casa il risultato utile. In bocca al lupo. Greti, grazie. Abbiamo già detto con il portiere, artefice di un finale strepitoso che è dominata dal vento e dal campo in condizioni non ottimali. Voglio sentire qui il nostro DS, come la pensa? Ma la partita diciamo che è stata abbastanza equilibrata, solo che noi soprattutto nel finale abbiamo avuto qualche occasione in più. C'è stata una bella parata del loro portiere su passaggio all'indietro di un suo difensore, quella è stata per me la parata più difficile, e poi proprio all'ultimo minuto Corbelletta aveva una palla gol grande come una casa, ha voluto calciare di piatto, mentre se calciava di collo probabilmente la palla sarebbe finita in rete. E è un nostro, diciamo così, una nostra caratteristica che ci accompagna da qualche domenica, il fatto di far fatica a far gol. Il primo tempo è stato equilibrato, come diceva Piero, nel secondo abbiamo spinto di più e le palle sono arrivate, è mancata solamente la finalizzazione, sia con Corbelletta, poi un altro bel tiro di Zoppi su un bel movimento con la palla data da Giacopazzi, ancora Albarelli che in mischia è andato a calciare. Comunque il secondo tempo la squadra mi è piaciuta di più rispetto al primo, era meglio vincere, però prendiamo il punto, dai. Sì, diciamo che di buono ci sta il punto, perché come partita in effetti è stata equilibrata. Il primo tempo è stato dominato un pochettino più da loro, nel secondo tempo, nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo avuto queste due, tre occasioni che ti dovevano permettere di vincere la partita. Purtroppo o una mischia o due belle parate del loro portiere, perché obiettivamente bisogna dire anche i meriti degli avversari, però con appena più di grinta potevamo fare il gol che ci permetteva la vittoria. Comunque il punto va bene. Ecco, ormai mancano 6 partite, no? Abbiamo detto 5. 5 partite al termine. Ho ragione io. 5 partite al termine e il Calerno ha vinto col Gattatico, quindi è andata a 15 punti. Noi siamo a 30, abbiamo 15 punti di vantaggio sulla terzultima, che sono tanti a 5 partite dalla fine. Dovremo cercare di mantenerne almeno 7, così non rischiamo il rischio play out, che poi è l'obiettivo che ci eravamo posti ad inizio stagione, perché qui si parla tanto di campionato brutto, soprattutto nella seconda parte del Borgotaro, è vero, però io avrei firmato ad avere 15 punti di vantaggio sulla terzultima ad inizio campionato, avrei fatto 7 firme, e quando sono stato ospite a Vidotana, che quando eravamo primi in classifica, ho sempre detto, e Giovanni mi sei buon testimone, che quei punti erano da mettere in cascina e da tenere buoni per il giro di ritorno, dove sarebbe arrivato tempi grami, diciamo così. Mister, sicuramente. Oggi stranamente calmo, Sono sempre calmo io. Se non mi fanno incavolare sono sempre calmo, no? A parte le battute, ma sì, Piero ha fatto una disamina giusta. La nostra partenza fulminea, diciamo così, nella prima fase del campionato ci ha permesso di arrivare nel periodo prima e dopo la sosta di Natale con un buon vantaggio, insomma. Ci ha consentito di affrontare il campionato con una certa tranquillità. Qualche punto in più non guasterebbe, diciamo così, e da qui alla fine sicuramente faremo di tutto per andarne a fare i punti che ci servono per questa salvezza tranquilli. Prossima, tu sarai ospite domani sera in diretta, la prossima settimana c'è un match che penso che raduni parecchio dei valtaresi su questi spalti, per cui come la vivrete in questa settimana questo match? La prepariamo come tutte le altre partite, cercando di prepararci bene. All'andata abbiamo perso, cerchiamo di il ritorno di ribaltare. Perso male anche direi. Perso male su. Sì, c'era stato l'espulsione di Matteo, mi ricordo, di Bongi, poi il rigore di Bernieri. Però diciamo così che la Valtarese non aveva rubato niente. Sotto l'aspetto del gioco.
malumodo come il nostro, per il, venuto il punteggio, per il nostro atteggiamento, certo. Però l'Altarese aveva meritato di vincere perché noi praticamente non avevamo affrontato la partita con l'atteggiamento giusto e con la grinta agonistica giusta, cosa che sicuramente vedremo domenica da parte dei miei, perché sicuramente avranno voglia di riscattare la brutta prova dell'andata. Anche per te la stessa cosa, come vivrete questa settimana che vi porta al derby? Ma bisogna vivere la settimana tranquillamente, perché è una partita di calcio in una comunità come quella di Borgotaro, dove può essere orgogliosa di avere la possibilità di avere due squadre che fanno campionato di prima categoria, tutte squadre di la maggior parte, al 90% di giocatori locali cresciuti nei nostri settori giovanili, quindi è un merito anche a chi fa dei sacrifici per far giocare i giovani, eccetera. Per quanto riguarda la partita dell'andata, sì, come diceva giustamente il mister, è stata decisa da episodi, perché ci ha penalizzato l'espulsione di Matteo, ovviamente, poi dopo anche un piccolo disguido nostro, diciamo, perché il rigore che è stato causato da Bernieri è stato frutto di una serie di situazioni non troppo insomma belle, però la partita altrimenti sarebbe terminata sullo 0-0, perché il resto della partita è stato equilibrato da parte mia. E niente, per quanto riguarda il discorso del campionato, io mi sento di dire che il Borgotaro Calcio ha fatto un gran bel campionato, perché chiaramente le prime 6-7 partite, con tutte queste vittorie in trasferta con squadre importanti, Sorbolo, abbiamo vinto a Boretto, poi c'è da considerare che abbiamo perso 4 partite al 93esimo, quindi un attimino anche di non dico sfortuna, perché la partita purtroppo finisce quando fischia l'arbitro, però ci sta anche questo, e quando perdi una partita perdi dei punti, quindi potevamo nel nostro complesso campionato fatto fino a questo punto avere 3 o 4 punti in più che ci davano una tranquillità. Ce l'abbiamo anche adesso, però mancano ancora 5 partite, sì, anche 5 o 6, se tutto andava come poteva andare, però mi sento di dire da sportivo che nelle prime partite abbiamo avuto anche un attimino di fortuna, un pizzico di fortuna che ci è venuto a mancare un po' nella metà del campionato, e dopo la fine del campionato si compensa tutto, e adesso stiamo facendo i punti che ci danno la possibilità di salvarsi, ecco, l'obiettivo era questo. Piero, a modo tuo, chiudi, da uomo di sport. Ma io dico che sì, del campionato, come ho detto prima, sono abbastanza soddisfatto, anche se potevamo fare qualche punto più nel girone di ritorno, quello sicuramente. Domenica ci aspetta una partita importante, il derby con la Valtarese, dove la Valtarese, chiaramente, vista anche la classifica, è nettamente favorita, però è un derby, quindi il risultato va col pronostico da tripla. Cercheremo di sovvertire il pronostico che dà favorita la Valtarese e ce la metteremo tutta. Speriamo di fare bene, e soprattutto a me piace che sia una bella giornata di sport con tanta gente al campo, e una partita senza, ripeto, vale per i miei giocatori, vale per quelli della Valtarese, vale per noi dirigenti, allenatori e tutti, che sia una partita corretta, e alla fine siamo tutti amici, quindi va bene così. Ed eccoci tornati in studio. A te un commento, dopo aver visto tante immagini di questa partita, e naturalmente cosa ti aspetti dalla prossima? Guardando le immagini si vede bene il gol che manca una parata del tuo portiere. Una bella parata a Stefano sul finale di partita, ma si vede anche molto bene il gol che si mangia a Corbelletta, che mi fa incavolare di più. Vabbè. Ah, si vede bene dalle immagini. Beh, diretta, ha aperto lui, così. Quella lì, ma poi ce n'è un'altra dopo ancora. Comunque colgo l'occasione per, a parte le battute, ieri si è sbagliato un gol o due Corbelletta, ma è 2 o 3 anni che sta facendo dei campionati incredibili. E quindi un grosso applauso a questo ragazzo, perché è cresciuto tantissimo e sta dando un contributo alla squadra notevole, ed è migliorato tantissimo in questi anni. Quindi, al di là dell'errore di ieri, ma penso che sia uno dei giocatori del Borgotaro con più costanza, sia come prestazioni atletiche che anche come tecniche. La partita di domenica, abbiamo il derby, come dicevo ieri, finita la partita, dopo che in Coppa avevamo vinto noi, bene,
La prima di campionato ha vinto la Valtarese, domani, la prossima sarà la rivincita, diciamo così. Spero, come ha detto Brindani, che sia innanzitutto una giornata di sport, che ci sia tanta gente e poi come va, insomma. Si sa che i derby, sicuramente la Valtarese adesso è favorita perché viene da una serie di partite buone, la classifica che ha è di tutto rispetto, anzi mi sento anche di dire che Sipone, il mister, sta facendo un lavoro incredibile con questi ragazzi, perché se non sbaglio la Valtarese negli ultimo anno, penso senza più rinforzi, punti di tutti, oltre 70 punti. Ma non lo sento mai dire in giro, io dico, oltre secondo 70... me questa squadra sta facendo qualcosa di eccezionale, come stavamo facendo qualcosa di eccezionale noi fino a Natale. La Valtarese è un anno e mezzo che sta facendo qualcosa di incredibile, perché io penso che con l'inizio di questo campionato la Valtarese si è indebolita, ossia non, anche se è arrivato qualche ragazzo, ma non di categorie superiori, e la media punti che ha la Valtarese da Natale dell'anno scorso fino a oggi è una media da promozione, perché quindi va dato atto a mister Sipone che ha fatto un lavoro eccezionale, secondo me, che tuttora sta facendo. Quindi vediamo da qui alla fine, io auguro che se la possa giocare insieme al Bardi per andare a fare i playoff. Domenica sarà una partita aperta, anche se la Valtarese in questo dove momento... Dove potrebbe essere vinta la partita? Da parte di tutte e due? In quale reparto? No, non si può dire, è difficile. Non mi sento di dire, anche perché in prima categoria non ci sono delle dinamiche che ti consentono di... Io penso che, come tutti i derby, sono aperti a qualsiasi risultato. La Valtarese in questo momento è favorita perché viene da, oltre alla classifica diversa dalla nostra, perché penso abbia 15 punti in più di noi, e 45, e noi invece ne abbiamo 30, quindi già quello è a vantaggio dei ragazzi di mister Sipone. Poi dopo, ripeto, i derby sono aperti a qualsiasi risultati, qualsiasi tipo di risultato. Noi ce la giochiamo come facciamo tutte le domeniche a viso aperto con tutti, e cercheremo sicuramente di far bene, poi vediamo, insomma. L'importante è che sia una giornata di sport, che ci sia tanta gente allo stadio e che il pubblico di Borgotaro si diverta. Bene, e noi siamo pronti a farvi divertire, ma a darvi dei consigli anche. Continui Petroli, Gotia di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro. Qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana. Il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco, le nostre carni sulle tavole di tutti noi, carni nostrane certificate, carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante, ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no?
Per saperne di più, vieni a trovarci a Borgo Tell, via Nazionale 2, a Borgo Valditano. Pace di Cresci Abbigliamento, la tradizione che dura nel tempo, nuove proposte, cerimonia sposi, uomo, donna, abiti su misura, il tutto personalizzato, sino alla taglia 64. Grandi firme come Santoni, Luigi Bianco, Orciani, Juvetica. Space di Cresci Abbigliamento a Borgo Valditano, in via Mazzini 18, con telefono 0525 90309. Quando vestire è importante. Gioielleria Romano Abedonia è sinonimo di professionalità, esperienza e qualità. Rivenditore ufficiale di gioielli firmati BBG, Leo Pizzo e Comete per garantire la più assoluta qualità di brillanti e pietre preziose e diamanti da investimento. Concessionari di orologio Philip Watch, Braille, Guess, Citizen, Seiko, Festina. Da Gioielleria Romano puoi inoltre trovare articoli fashion delle ultime collezioni firmate Boccadamo, Ottaviani, Rebecca, Nomination, Broadway e i famosi bracciali in argento componibili firmati Charmant, con il primo ciondolo in omaggio. Gioielleria Romano offre anche una vasta esposizione di articoli per la casa nell'esposizione di fianco al negozio. Gioielleria Romano a Bedonia. Alla macelleria Moglia potete trovare la carne giusta per qualsiasi vostra esigenza. Carni scelte direttamente da noi, in stalle dove la tradizione, la sapienza dell'allevatore fanno la differenza. Macelleria Moglia, competenza e professionalità al vostro servizio. Via Monsignor Checchi 14 a Bedonia, telefono 0525 824794. Carni macellate da noi, una tradizione che dura nel tempo. Moda in, eleganza nel vestire, grandi marche a portata di mano. La donna elegante veste Moda in. Moda in la trovi in Viale Bottego a Borgo Taro. Prima lo cercavate, adesso c'è. Caffetteria Bertucci, via Nazionale 80, Borgo Valditano. Nuovo, esclusivo, il locale giusto per i vostri happy hour o semplicemente un drink in compagnia. La caffetteria Bertucci la trovi in via Nazionale a Borgo Taro. Ora lo sapete, mi raccomando. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgo Valditano. Telefono 0525 920068, il numero di telefono. Pellets di primissima qualità, Bio Pellets, produzione austriaca, certificato A1. Prezzo promozionale per tutto il mese di marzo a 4,35 euro al sacco di chilogrammi 15. Il vero professionista del legno, Centro Legno di Squeri Carlo Alberto. Due cose importanti vanno dette come comunicato commerciale, che la ditta, l'autoscuola borgotarese di Mellei compie 50 anni di attività ed è una cosa estremamente importante. La ditta Cresci, ex Cresci, Space, è nata nel lontano 1952, per cui un successo che dura nel tempo. E adesso torniamo a noi con la pallacanestro, di cui siamo orgogliosi e di cui Punto Sport è orgoglioso, perché quest'anno ha dato un contributo di presenza molto importante. Non ti faccio domande, a ruota libera te ne vai. No, io volevo fare solo dei ringraziamenti, ringraziare chi mi ha aiutato, i miei dirigenti, Filippo Del Grosso, Germano Giraudo, che ha scritto anche degli articoli per diversi forum e su internet, Roberto Leonardi e in ultimo una persona che non ho mai fatto giocare, sempre scritta referto, ma che mi ha aiutato tutto l'anno e che mi ha sopportato, che ha tirato le fila del... quando c'erano i momenti di difficoltà, il grandissimo Giordano Piccelli che saluta, che di esperienza ne ha. Se mi consenti, lo voglio salutare anch'io. Certo. E spero che venga prima della fine del campionato. Ma ha promesso che viene stasera. L'ha promesso? Sì, sì, mi ha detto che verrà. Magari lunedì prossimo. Da quanti anni? Una curiosità, ma che tutta la Valtaro ha. Da quanti anni gioca Giordano? Ah, questo io sinceramente non lo so. So solo quanti anni ha, perché è l'età di mia madre, perciò non lo roviniamo. Quanti ne ha? Non so, è del 60, Giordano, cioè 57. Non ha giocato quest'anno, mi ha dato una mano, però si è sempre andato a allenare con gli altri, diciamo, irriducibili della pallacanestro, che quest'anno per il primo anno non hanno fatto la prima divisione, ma si allenano sempre adesso in via Piave. Domanda banale, qual è stato il momento più difficile, non di punteggio ma di gioco, per la tua squadra? Il momento di gioco ancora adesso,
stiamo ingranando, perché è squadra nuova, gente nuova e persone che vengono da realtà diverse, perché quest'anno è venuto a giocare da noi un ragazzo di Pontremoli, poi avevamo due ragazzi che venivano da Parma, uno un po' meno, ma per motivi di lavoro comunque non ha potuto giocare, e anche con differenze di età diverse, e è difficile amalgamare il gruppo. Ci stiamo provando, ci abbiamo provato e ci stiamo continuando a provare, e quando ci siamo allenati, diciamo, tutti insieme, abbiamo visto che i risultati sono stati buoni, perché abbiamo, nel girone di ritorno, abbiamo vinto 3-4 partite di fila, tra cui con la prima in classifica, e perché comunque ci allenavamo bene e allenavamo tutti insieme. Poi per vari problemi di lavoro così ci alleniamo, diciamo, sempre in numero ridotto. Devo ringraziare i ragazzi più giovani che magari non hanno spazio con la promozione, ma che vengono a allenarci, e spero che vengano a allenarci e ci permettono di allenarci, e spero che il prossimo anno continuino, perché sono il futuro della pallacanestro della valle. E spero che continuino, e anche perché i numeri non sono altissimi, e perciò spero che non ci diano delle soddisfazioni, via, ecco, visto che ce ne abbiamo uno qua. Allora, sentiamolo questo qua, dove ti senti più forte e dove ti senti invece che devi migliorare parecchio per raggiungere quello che vorresti? Mi sento forte nel tiro da tre, penetrazione. Quello è importante, sì, per una squadra. Sono debole più nei carattere, diciamo, perché mi arrabbio molto facilmente, diciamo. E quello lì devo migliorare, e ringrazio anche il mio allenatore Maurizio Scanzani, che mi aiuta a superare questo periodo, diciamo. Non so perché, me lo chiedo. E ma ti arrabbi perché magari eventualmente commetti qualche errore, perché non... Non lo so spiegare, però... È caratteriale la cosa. Sì, perché io tengo molto a vincere, diciamo, e allora, visto che ne abbiamo vinte molto poche, mi arrabbi, diciamo. Prometti di, sì, sì, di chiudere? Di migliorare, sì, sì. Bene, allora torniamo a queste ragazze, che mi sembra che davvero stanno ottenendo risultati incredibili. All'inizio pensavate fosse un'annata così, oppure? Beh, la prima fase più o meno sapevamo com'era. E adesso... dobbiamo continuare a impegnarci, perché se si molla anche per un attimo non ci si salta più fuori. Anche per te, qual è la caratteristica così che ti senti più sicura, e quella che invece... Quella che mi sento più sicura è la difesa. E però tipo attaccare, quelle robe lì sono meno... Sì. No, vai pure tranquillamente avanti, che non, sì, ci sono, dicevi? Basta. Allora, se non sbaglio qui, di punti ne hai fatti molti. Sì. Sì. Come si raggiunge questo numero tutto tondo tondo? Con molto impegno, ci alleniamo molto. Facciamo 3 allenamenti a settimana e... Sì, i risultati si vedono grazie al nostro allenatore Maurizio Scanzani, e continuiamo a impegnarci e i risultati si vedono. Anche per te ti attendi, come diceva Gabriele giustamente, una convocazione prima o poi, visto che sei giovanissima, se arriva bene forti. Altrimenti continuerò a lavorare, e se arriverà questa convocazione sarò molto felice. Qui vedo una Gloria Marchini strepitosa in azione, anche ieri non ha fatto mancare certamente, ieri l'altro, il suo apporto. Direi che questa ragazza davvero sta trascinando tutte voi a tanti miglioramenti, giusto? Sì, è il nostro capitano, e nella partita di domenica, il primo quarto, ha tenuto la squadra lei, e la ringraziamo anche per questo, perché la sua esperienza ci sta aiutando a crescere. Bene.
Passiamo il microfono a questo sport, a questo ragazzo che è naturalmente giovane ma che vuole così intraprendere e portare questo sport in vallata. Andiamo a stuzzicare anche la curiosità di tutti voi con il filmato e a te il commento. Allora, le riprese che vedete sono fatte con una GoPro mia frontale. E faccio subito una precisazione: ogni gara che si affronta ha gli ostacoli completamente diversi uno dall'altra, non si conoscono fino a che non si affrontano, quindi non è possibile visionare o provare il percorso prima di ogni gara, quindi in ogni gara non si sa mai a cosa si va incontro. Questi sono i passaggi tipici, infatti si chiama, oltre che OCR, si chiamano anche mud run, cioè gare nel fango, si può vedere il perché. noi ne stiamo organizzando una. Ecco, quando la organizzi? Sabato 27 maggio ad Albareto, si chiamerà Albareto Mud Run, potete trovarla sui social o cercare il sito www.albaretomudrun.it. La bellissima caratteristica che ha questa disciplina è di creare un bellissimo rapporto con le altre persone, sia con quelle del tuo stesso team, con la quale ti aiuti a superare dei momenti difficili, degli ostacoli particolari in cui magari si possono avere un pochettino di preoccupazioni e di paure, sia con le altre persone che trovi lungo il percorso. C'è molta collaborazione tra i vari atleti. Quello che vedete adesso, per esempio, questa qua è una monkey bar, è uno degli attrezzi artificiali che è tra i più comuni. Un'altra cosa che volevo dire è che è, a parte qualche ostacolo un po' particolare, è adatta veramente a tutti questo tipo di gara, anche perché esistono le due categorie, cioè la categoria competitiva in cui ci sono degli elementi che sembrano a vederli dei supereroi, che sono veramente dei treni sia nella corsa che nel superamento degli ostacoli, o altrimenti, come quella che state vedendo, la non competitiva, che è quella adatta a tutti. Tendenzialmente per adesso si lavora sopra i 18 anni per una questione di sicurezza e di responsabilità, ma tante gare stanno cominciando ad affiancare alla prova per i maggiorenni, al percorso lungo, dei mini percorsi per i bambini dai 4 anni in su. E sono molto molto interessanti per i bambini, perché nell'età evolutiva si ha lo sviluppo dei schemi motori principali, e in questo tipo di gare si utilizzano tutti, dal correre ovviamente, dal saltare, lo strisciare, l'arrampicarsi, tutti i tipi di schemi motori che si possono immaginare. Gli ostacoli per i competitivi sono obbligatori, quindi lo devi superare. La penalità, se non lo superi, lo puoi riprovare quante volte vuoi. Se non lo superi ti viene tolto un braccialetto, alla partenza se ne hanno tre, e in classifica finale non è il tempo che segna la classifica, ma il numero di braccialetti collegato al tempo. Quindi se abbiamo un atleta che arriva con tutti e tre i braccialetti, significa che ha superato tutti gli ostacoli, ma con un tempo magari più alto di uno che è arrivato per primo ma solo due braccialetti, significa che non ha superato tutti gli ostacoli, e di conseguenza quello che viene premiato come vincitore è quello che ha tenuto tutti i braccialetti. Mentre invece per i non competitivi non esiste regolamento, nel senso che ogni ostacolo può essere provato, riprovato più volte. Se si hanno delle difficoltà si può non affrontare l'ostacolo, è sempre prevista una via di fuga laterale per persone che non hanno paura magari delle altezze o dell'acqua. Spesso ci sono dei passaggi in acqua, di conseguenza se uno non è avvezzo al nuoto spesso può avere delle difficoltà, e di conseguenza c'è sempre la possibilità di non fare l'ostacolo. La nostra gara di Albareto sarà 9 km, abbiamo una trentina di ostacoli divisi tra naturali e artificiali che vengono costruiti appositamente. Avremo un bellissimo passaggio all'interno dell'agriturismo La Peschiera, che ringraziamo perché ci ospiterà durante questa manifestazione. E sarà estremamente divertente, perché sbagliando l'ostacolo si cadrà nel lago delle trote, e fare il bagno con le trote può essere sempre un pochettino particolare. No, meno male che non avete messo dei piranha. Il piranha, no, pensavamo di aggiungerli per la gara, ma hanno paura che gli mangiano gli storioni, non ce lo fanno mettere. Come vedete ci sono tantissimi ostacoli
naturali, cioè muri, pozzanghere, fango, queste cose qua. Nel nostro percorso ovviamente ce ne saranno tanti, noi abitiamo in una zona che è estremamente adatta a fare questo tipo di manifestazioni, siamo contenti di essere i primi a portarla in valle. Ecco, Michael, una domanda, quanto pensate di raggiungere come numero di iscritti? Allora, tieni conto che in Italia ci sono le gare storiche che raggiungono i 4.000-6.000 persone di partecipanti. Noi, essendo prima edizione, essendo piccoli e tutto quanto, quando riusciremo a raggiungere i 150 noi saremo più che contenti, nel senso. E, ci tengo a precisare che noi daremo tutto il ricavato in beneficenza, partecipiamo alla Viviamo Vinci, che è questa nuova associazione di promozione sociale che ha come scopo raccogliere fondi per poi fare una donazione quest'anno all'ospedale, l'anno prossimo si sceglierà un'altra ente a cui donarli, e ha intenzione di organizzare manifestazioni sportive tramite le associazioni come la nostra in tutta la valle, proprio per portare avanti l'obiettivo comune, cioè quello di tramite lo sport fare anche del sociale. Ecco, ci sarà molto volontariato a controllare che nessuno bleffi. Noi abbiamo previsto una quarantina di volontari, ci sono sicuro tutti quelli del mio team, che qualcuno li vedete qua, sono i ragazzi in giallo, siamo una ventina noi del team, che ovviamente, a parte io che sono l'organizzatore ufficiale, loro lavorano dietro per costruire ostacoli, disegnare il percorso, mettere in sicurezza tutto quanto, e in più ci sarà la protezione civile, un sacco di volontari, cioè del paese. Abbiamo richieste di poter fare i volontari anche dai comuni limitrofi, quindi siamo molto contenti di questa cosa e speriamo che sia una esperienza bella e piacevole, e soprattutto personalmente spero di far piacere questo sport a più gente possibile qua in valle, perché è veramente stradivertente e si esce sempre con un sorriso meraviglioso da questo tipo di gare e si passa una giornata stupenda, diversa dal solito, sportiva, sporcandosi come quando eravamo bambini, quindi si ritorna anche all'essere bambini e non fa male a nessuno. Vogliamo ridire la data? Il 27 maggio, sabato 27 maggio. Vi aspettiamo, se volete delle informazioni le trovate sulla pagina Facebook Albaretto Madran o sul sito www.albarettomadran.it. Bene, invece i consigli li trovate qui a RTA, ecco i consigli, eccoli qua. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgotaro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C a Borgo Val di Taro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Supermercato Metà, via Europa 1, Bedogna. Titolare Marco Mariani, uno dei fondatori del consorzio Love Tareceno. Io l'ho fatto. Caseificio Borgotaro, il vero sapore di montagna. Una cosa non deve mai mancare sulle nostre tavole, il parmigiano reggiano. E allora dove lo trovi? Caseificio Sociale Borgotaro, località Ponte Scodellino di Albaretto, telefono 0525 96284. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, a Borgo Val di Taro, in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna, a Borgo Val di Taro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo. Macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna. Macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45.
Simpatiche canaglie di Melei Simona, via Mazzini 3 a Borgotà. Dal 2013 propone abbigliamento per bimbi e ragazzi, dai neonati sino ai 16 anni. Brand migliori al mondo come Diesel, Pinco, Save the Duck, Gigil, Fred Melo, Please, Relish, Frankie Garage, Silvia Nietzsche, White Dogo, linea totalmente italiana, felperia italiana, FAC. Simpatiche canaglie lo trovi anche su Facebook e Instagram. Abbigliamento sportivo, casual e da cerimonie. Simpatiche canaglie lo trovi in via Mazzini 3 a Borgotaro. Sensazionale, nuova, accogliente, acconciatura unisex, un nodo al pettine di Toscani Loredana, vi aspetta a Bedoni in via Garibaldi. Orario continuato dal martedì al sabato, il salone vi propone i famosi prodotti olistici Ayurveda, a base minerale e vegetale, non animale. Lasciatevi conquistare telefonando al 338-6340-918, un nodo al pettine, Bedoni. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo a Borgotaro, via Caduti del Lavoro 22, con telefono 0525 97 644. Ferramenta, giardinaggio, motoseghe, decespugliatore, Husqvarna con servizio assistenza. Casalinghi, vernici per tinteggi e decori con sistema tintometrico. Elettrodomestici, stufe nordica, idraulica, elettroutensili Bosch e Makita, abbigliamento lavoro, sempre grandi occasioni. Sta a voi cogliere il momento. Ferramenta Baudassi, la romana, via Caduti del Lavoro 22, a Borgotaro. Anni al vostro servizio. La tradizione di Nicola Giuliani continua con una nuova gestione. Da Bruno Fortunati in Largo Roma a Borgotaro potrete trovare elettrodomestici e TV delle migliori marche con una pronta assistenza per le riparazioni ed inoltre montaggio e regolazione delle antenne. Ed eccoci ormai nel gran finale di questa puntata, abbiamo pochissimi minuti e dobbiamo far parlare tutti. Dico soltanto che la replica va in onda domani alle 17.30, dico che dalle 3 in poi su YouTube, se volete rivedere questa puntata, lo potete fare. Jean al lavoro anche di notte, Bernie invece solo di giorno. Allora, l'ultima è questa, dopo di noi va in onda Atlas, lei la conosce Atlas? Bernie la conosce, programma che impegna il nostro amico Jean-Louis parecchio, ecco, e impegna noi invece a goderci dalla poltrona uno spettacolo unico al mondo. Ah, ma di cosa lui vuoi, di cosa vuoi, no, parlare? Del compianto. Guarda, cioè, io domenica non ho visto nessuna partita, no, perché mi sono vestito per il look di trasferta e sono andato al Teatro Regio a guardare la Bohème di Puccini. Ora, non ho visto di partita. Questo qua è il look locale, quando vado esternamente mi metto il look di trasferta. Spero che questo look locale, che in non tanto tempo posso tirarlo via, mi auguro. Ora, il compiano non l'ho visto, però da quello che mi hanno detto non ha giocato bene. Ha segnato il 2-1 quasi a tempo scaduto, però ciononostante, guardando la classifica, guardando poi i gol fatti, i gol subiti, sia il Compiano sia il Bedonia sono ancora in lizza per vincere il campionato, ecco. Certamente al Compiano e al Bedonia devono vincere quasi tutte le partite se vogliono arrivare alla fine per cercare di vincere il campionato. Poi il Compiano ancora è in lista per la Coppa Balissiano, e la prossima partita credo che sia con il Berceto, sì. E poi non so con la finale chi vince. Certamente anche il Berceto, sai, essendo lì a una portata di mano per andare in finale, ce la metterà tutta. Io il Berceto non l'ho ancora visto giocare, il Compiano l'ho visto qualche volta così sporadicamente,
Certamente il Compiano dovrà impegnarsi veramente anche col Berceto, perché cioè, il Berceto è una possibilità veramente eccezionale anche per il Berceto. Dunque, però il Compiano secondo me è ancora in lista sia per il campionato sia per lista per Balessiano Gaia, però nel campionato secondo me è ancora pienamente in corsa, come il Bedonia, però è un campionato difficile perché sai, sono 4-5 squadre tutte lì. Certo. Bene, prima di passare la palla a Gabriele voglio fare i complimenti di Punto Sport, ma anche di tutti noi, a Lorenzo Piscina, che 3 partite alla Juventus Club, giovanissimi, e hanno vinto 3-3. A te la chiusura, come vuoi, di quello, dell'argomento che vuoi. Da niente, io inviterei tutti domenica prossima al palazzetto, dove l'orario di l'orario purtroppo sono le 18:30. Quest'anno abbiamo dovuto giocare a quell'ora lì per via dei avere gli spazi palestra per permettere anche alle squadre giovanili di giocare la domenica presto, per cui la prima squadra della Serie B ha dovuto giocare alle 18:30 della domenica. Abbiamo un bel match da fare contro la Libertas Forlì, che è in lotta per non partecipare ai play-out, però è una squadra molto giovane come la nostra. Vorrei che si vendicasse la sconfitta dell'andata, che brucia ancora, almeno personalmente brucia ancora. Sicuramente non sarò io in palestra, perché così è un motivo in più per poter riuscire a vincere. E no, come ultima cosa, andrò al mare, ecco, andrò al mare se c'era bel tempo, o farò una camminata, che adesso dovrò, se nello sport suo, comincerò a camminare un po' anch'io. No, ecco, vorrei fare un appello alla proprietà e al TG di RTA, in questi termini. Capisco tante cose di tutte le cose. Le società fanno fatica a trovare sponsor, fanno fatica c'è sempre meno persone che ti aiutano. Cappello, ci inchiniamo a tutti coloro che ci aiutano per portare avanti la nostra attività. Questo vale per il basket, vale per il calcio, per la pallavolo, per qualsiasi sport della valle, perché purtroppo è una valle dove c'è poco, fra virgolette, di industria e tutto, per cui quel poco che ci abbiamo, grazie che ci aiutano. Però dall'altra parte vorremmo anche che venissero trattati queste squadre, questi sponsor, tutti alla stessa maniera. Noi è tutto l'anno che la nostra squadra maschile di promozione, targata Artarredo, nei telegiornali di RTA viene sempre chiamato Diavoli Rosso Valtarese. Nel basket lo sponsor prende il nome della squadra, per cui deve essere, non si chiama Valtarese, si chiama Artarredo. Robi Profumi viene riportato, grazie perché venga fatto, però giustamente tutte le squadre devono essere trattate nella stessa maniera. Chiederei alla proprietà, alla redazione di RTA di fare altrettanto anche con la squadra maschile, quando con grande impegno da parte della redazione parla della società, della squadra, di chiamarla per il proprio nome, il vero nome della squadra, che quest'anno, da 2 anni a questa parte, non solo quest'anno, con l'aiuto dei fratelli Marco e Gian Giuseppe Galluzzi, si chiama Artarredo. Ecco, chiederei in queste ultime partite, nei resoconti delle partite che puntualmente RTA ci dà, che la squadra venisse chiamata per il proprio nome, come avviene chiamata in tutte le altre testate giornalistiche di Parma e provincia, e non solo, perché andiamo anche nel Reggiano e nel Piacentino. Ecco questo. Michele, allora, quando tornerà il Giro d'Italia qui da noi? Una puntata non, un po' così stasera. Non lo so. Quest'anno passa in provincia di Parma, ma non passa in Alta Valtaro e tantomeno non svalica da nessuna parte.
quando tornerà da noi. Ci siamo purtroppo giocati il passo del Bocco con la morte di Walter Weilands, per cui il Bocco lì diventa molto molto difficile farlo adesso, forse dalla parte opposta, salire da Borzonasca o da Borgonovo e venire qua in Alta Valtaro. Servirebbe il Giro d'Italia per asfaltare le strade, quello senza ombra di dubbio, che asfaltassero, perché siamo veramente ormai in condizioni un po' disastrate. Fondovalle veramente almeno col Giro d'Italia, RCS, proprio tappeti, si asfaltano le strade, però speriamo. Una preghiera a Beppe Conti magari. C'è chi dice il Bratello, chi dice Porcigatoni, io dico Bocco, Cento Croci, l'importante è che passi, perché una cronoscalata, no? Una cronoscalata asfaltano poco, ci vuole una tappa che passi proprio, che venga su da Collecchio, da Parma. Sì, esatto. Però ci vorrebbe comunque, Bruno Raschi. Ci vorrebbe Bruno Raschi, esatto. E così avevamo parlato di personalità importanti da Valtaro. Ti chiedo, Tour de France invece velocissimo, come Tour de France? Ancora troppo lontano, no? Tour de France hanno già asfaltato, comunque Bernini dice che hanno già asfaltato in Francia. No, Tour de France c'è l'incognita che c'è la partenza con una cronometra squadra sul Passage des Gois, per cui su questo pezzo di strada, anche lì forse un po' l'esasperazione, che dove passa il mare alta e bassa marea, si ritira, fanno passare la corsa e Urich ci ha perso un tour lì, perché la strada è quella che è. Bazzanini informissimo anche stasera. Comunque no, è ancora presto a parlare del Tour de France. Io lo ripeto, secondo me rivince ancora Froome. Sì. A mio avviso sì, con la squadra che c'ha, lui è talmente portato, un signor corridore, secondo me ancora Froome. Poi vediamo. Grazie Michele. Alberto, concludi come vuoi, alla tua maniera. Come ho detto prima, noi, la mia squadra, il Borgotaro, ha ancora 5 partite da affrontare partendo da domenica, e come? Ah, mi chiedevano se abbiamo bisogno della mascherina. Oddio, in certe serate ci vorrebbe, ma dicono che va tutto bene, io non credo. Ripeto, da 5 partite alla fine del campionato, speriamo di togliersi qualche soddisfazione, come si meritano questi ragazzi, come si merita la società, e come parlavamo domenica con i miei collaboratori, con Piero Brindani, con i più stretti collaboratori del Borgotaro, le somme si tirano alla fine delle stagioni e dei campionati. Già a questo punto, pur non facendo niente di eccezionale, niente di straordinario, abbiamo fatto qualcosa di buono, secondo me, tutti insieme. I ragazzi, la società e tutti quelli che collaborano. Perché quest'anno abbiamo inserito dei ragazzi giovani, tanti 98, che devono crescere. Hanno delle qualità questi giovani, ma devono crescere, devono maturare giocando. E l'organico era quello dell'anno scorso, salito dalla seconda, quindi tutto sommato questa squadra, questa società ha fatto qualcosa di, penso, di buono per tutto il nostro movimento, diciamo, anche a livello di paese, perché a parte 3 ragazzi che vengono da Pontremoli, sono tutti ragazzi di Borgotaro, quindi c'è da ritenersi soddisfatti, e penso che andando avanti ci sia solo da migliorare la posizione che andremo a conquistare quest'anno. Quindi un grazie a tutti, un grazie ancora a Piero Brindani, come ho già fatto altre volte, che mi ha dato la possibilità per il terzo anno di allenare la squadra, non con risultati ottimali, diciamo così, perché io mi aspettavo qualcosa di più da come eravamo partiti, però a conti fatti, ripeto, mancano 5, conta l'obiettivo, rimangono 5 giornate, insomma ci togliamo qualche soddisfazione e abbiamo fatto qualcosa di buono, secondo me, tutti insieme. Una tua chiusura, come vuoi. Niente, io inviterei tutti a vedere la partita dei playoff, che in settimana definiremo le date con l'altra società, ma penso che in casa dovremmo giocare il mercoledì 5 di aprile. Sapete già l'orario indicato? Più o meno sarà verso le 21, di solito queste partite vengono giocate a quell'ora lì. E niente, spero che venga gente, che diciamo il palazzetto ritorni come quando c'erano i veri diavoli rossi. Anche per te, senza che ti arrabbi, fai la chiusura.
Visto che mancano poche partite alla fine, chiedo l'impegno di tutti i compagni, me compreso, di finirlo bene il campionato, visto che non è iniziato benissimo, di concludere al meglio per un anno l'anno prossimo ancora di più, diciamo. Anche noi che dobbiamo impegnarci in queste ultime partite, e poi volevo ringraziare comunque le mie due squadre, perché anche quando magari c'è un momento che sono giù di morale, loro mi aiutano sempre. Bene. Vorrei salutare e ringraziare le compagne della squadra, sia Under 18 che nella Robby Profumi, e ringraziare gli allenatori e la società. Io ovviamente invito tutti il 27 maggio ad Alvareto, anche come pubblico, perché è una disciplina che è molto bella da vedere, ci sono dei bellissimi ostacoli molto divertenti sia da vedere ma soprattutto da fare. Grazie. E nel chiudere io voglio scusarmi un attimo con la Bedognese, col Compiano, abbiamo parlato poco del Valgotra, la Varanese, Terre Alte, che so io, del Felegara e di altre squadre. Del Solignano, insomma, abbiamo parlato, ma il tempo era quello che era, ne faremo magari di più la prossima settimana. Io ringrazio questi ospiti straordinari che sono stati protagonisti questa sera, tipologie diverse di sport, ma è quello che fa di Punto Sport un qualcosa di diverso. A voi tutti, alla prossima.